Buonasera, buonasera e bentrovati amiche ed amici e nuovi ascoltatori e ascoltatrici, chi in ascolto delle mitiche frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5, l'emittente davvero evolvente che smuove e libera la mente. Un bel saluto da Elio E un saluto anche da Corrado. e l'augurio della sempre felice serata del lunedì. Oggi, lunedì 19 luglio 2021. Sono le ore 18 e 9 minuti e appunti di antroposofia e mondo altro. La rubrica quindicinale del lunedì dalle 18 alle 21 che aspira a portare contributi conoscitivi sulle tante attività umane originate dall'impulso dato dalla scienza dello spirito antroposofica incarnata con il lavoro enorme dello scienziato dello spirito Rudolf Steiner e anche altri orizzonti conoscitivi con questa rubrica. E questa sera, Corrado, abbiamo un'altra trasmissione impegnativa. Sì, sarà molto interessante esaminare questa cosiddetta pandemia, sempre da punti di vista antroposofici diversi. Sì, anche perché questa sera, Abbiamo tre personalità, molto preparate in tal senso. Benissimo. E allora sono appunto tre studiosi, ricercatori di rilievo, alcuni già ospiti di questa rubrica. Ma diamo subito lettura al tema che affrontiamo insieme questa sera, prima di introdurre i nostri ospiti. Allora, il titolo del tema è Così fan tutti, analisi e sviluppi della planetaria abdicazione al pensiero critico verso un nuovo totalitarismo globale. E abbiamo veramente il grandissimo piacere di dare il nostro benvenuto e grandissimo grazie, che dovrebbero essere, spero, collegati via Skype con noi, Piero Camerinesi. Piero. Aspetta se ci sente. Piero, ci Ok. senti? Sì, mi Beh, sento, voi bene, sentite? bene, bene. Poi abbiamo anche Piero Priorini, ci sei? Ciao Elio, sì, ci sono, ti sento a volte un po' a tratti, come se la voce venisse e andasse via. Ah, mamma mia. Adesso vediamo come si va, eventualmente ci sai dire. E poi il terzo ospite, Paolo Franceschetti, sei con noi? Ecco, Ciao a tutti, eccomi qua. benissimo, Benissimo, benissimo. benissimo, a gran completo allora. Allora, veramente grazie di cuore della vostra presenza e della vostra disponibilità. Do una presentazione un po' di... Beh, Paolo Franceschetti, un doppio benvenuto perché è la prima volta che così abbiamo il piacere di averti con noi. Piero Camerinesi e Piero Pirolini sono già conosciuti, però diamo stesso delle note così di presentazione. Piero Camerinesi, giornalista, scrittore, editore, ricercatore e studioso della scienza dello spirito antroposofica, fondatore del sito liberopensare.com, un sito veramente dove si trova tantissimo materiale di ricerca, di conoscenza sul campo dello scibile umano, legato alla scienza dello spirito antroposofica. Piero Priorini, psicoterapeuta, psicoanalista, scrittore, ricercatore e studioso sempre nella scienza dello spirito, antroposofica e fondatore del sito Psicologia del Profondo, anche qui è un sito veramente interessante. E abbiamo Paolo Franceschetti, ex avvocato, scrittore, ricercatore spirituale, esperto di astrologia, fondatore del sito petalidiloto.com, sito ricchissimo di rubriche di spiritualità, esoterismo, diritto, salute, eccetera, e anche partecipante al programma Border Nights, un programma internet radiofonico che tratta anche qui tematiche importanti sulla informazione alternativa, spiritualità, sul mistero. Allora, ricordiamo agli ascoltatori il numero per gli SMS che è il 334-710-2672 per i loro graditi interventi, osservazioni, domande. Preghiamo di fare interventi legati alle tematiche che affrontiamo. Ovviamente interventi polemici fine a se stessi non li leggiamo, quindi sappiate che li scrivete a vuoto. Allora, ricordiamo anche che la registrazione sarà poi postata sul canale Kelios di Telegram, ma anche credo, Piero Camerinesi, sul tuo sito Libero Pensare, penso che Sì, certo. benissimo, sarà la registrazione anche lì possibile accedervi. Allora, diciamo,
Questa sera sperimentiamo anche una modalità diversa. Di solito i nostri ospiti così si succedevano nei loro interventi da un'ora all'altra, mentre questa sera diciamo è una cosa un po' più aperta, con interventi così un po' liberi. Magari Piero, tu che sei un esperto, anche un esperto blogger, ci dai una mano se noi canniamo in questa gestione. Okay. Allora, bene, bene. Allora, il titolo appunto così: fan tutti. Analisi e sviluppi della planetaria abdicazione al pensiero critico verso un totalitarismo globale, punto di domanda. E qui questo titolo, così fan tutti, parafrasa il titolo di un'opera musicata da Mozart, di cui poi faremo sentire le note di ouverture nel stacco dopo le 19, e fa già capire di cosa parleremo. Siamo sempre in questa impressionante, non si sarebbe mai pensato fino a un anno fa, omologazione dei comportamenti, preceduta con una annichilente omologazione di pensieri, di stati d'animo, preparata con un, direi, canoneggiamento mediatico invasivo, pervasivo e a volte anche violento per l'angoscia e la paura che ha così iniettato negli animi della popolazione. Quindi siamo veramente alle prese con una situazione che sembra non abbia così scampo, no? Però questa sera abbiamo questa opportunità di fare un lavoro insieme e quindi analizzare questo fenomeno e i possibili sviluppi con tre sfaccettature anche diverse a seconda appunto quello che il contributo di ricerca dei nostri ospiti ci portano. E allora io lascerei Piero Camerinesi intanto la parola a te come introduzione, come apertura. Benissimo, grazie. Allora, prima di tutto salute a tutti gli amici in ascolto, ci sono parecchi amici di noi tre che sono in ascolto, che aspettavano queste conversazioni. Poi vorrei rivelare un piccolo segreto. Io, Piero e Paolo abbiamo creato insieme ad altri amici una piccola comunità, diciamo un mini think tank, che si chiama Decameron 2.0. Per cui, c'è una risata di fondo, io mi sono trattenuto, però il nome è abbastanza significativo. Lo abbiamo creato quando hanno incominciato a rinchiuderci e noi abbiamo detto: ma perché mai dovremmo farci rinchiudere in un momento come questo? In un momento come questo è assolutamente fondamentale invece incontrarci, vederci, parlarci, abbracciarci, perché veramente è una istanza fondamentale quella della libertà umana, che richiede i suoi spazi. Quindi, come facevano i protagonisti del Decamerone, che quando c'era la peste se ne andavano in campagna o in montagna, noi ce ne andiamo, ci incontriamo a metà strada tra gli amici di Trieste e gli amici di Roma. E, tra l'altro, ringrazio di cuore la nostra carissima amica Mariana Gunther, che è sempre un ospite meravigliosa, e noi ci incontriamo talvolta lì da lei a Bologna, dove ci scambiamo le nostre visioni del mondo. Ovviamente abbiamo in questo piccolo gruppo l'avvocato, il medico, lo scienziato, l'imprenditore, l'astrologo, il giornalista e così via, e quindi iniziamo a cercare di vedere la realtà da punti di vista diversi ma complementari. Questo credo che sia stato molto importante per tutti noi. Ci vediamo a una cadenza di un paio di mesi, non l'abbiamo mai mancata e non la mancheremo mai. E questo credo che possa essere un po' un piccolo simbolo di quello che dovrebbe diventare anche l'obiettivo delle comunità umane, cioè le comunità umane devono mantenere viva l'empatia al di là dei mascheramenti, al di là dei divieti, nel rispetto ovviamente di quello che può essere la salute di ogni persona, no? Certo. Non metto in dubbio questo, però ecco, questo è fondamentale. Per cui quando ti ho parlato di cambiare un pochino, di modificare il format di questo incontro, sì, l'ho voluto fare proprio in base a quello che è la nostra modalità, che è una modalità in cui certi pensieri e certe riflessioni si intersecano. Quindi, invece di fare come abbiamo fatto nel passato, magari un'ora, sì, faremo
quarto d'ora, un quarto d'ora, e poi in qualche modo cercherò di mantenere stabile il tempo di ogni persona in maniera che ognuno si possa esprimere in un tempo ragionevole. Certo, certo. Però in qualche modo possa interloquire, perché credo che sia più vivace la cosa, insomma. Che senz'altro, normalmente... senz'altro. Ecco, questo era un po' il piccolo. Ma volevo chiederti, di questo materiale, frutto di questo lavoro cenacolo di ricerca, diciamo, se si può chiamare così, e poi viene anche condiviso oppure rimane così, questa ricerca interna vostra, diciamo? È una ricerca interna nostra, ognuno poi di noi ha i suoi gruppi, Paolo ha i suoi gruppi, Piero ha i suoi gruppi, Fabio Burigana, che appartiene anche a questo think tank, ha i suoi gruppi e così via. Quindi diciamo che il nostro incontrarci ha proprio questo principio dell'empatia della comunità, in cui persone di estrazione completamente diversa si confrontano, quindi con questo aspetto di libertà, di ascolto degli altri. E devo aggiungere anche un'altra cosa, a onor del vero. Io insieme anche a Fabio facciamo parte anche del centro di gravità di Giulietto Chiesa. Sì. E anche in questo caso ci siamo incontrati adesso da poco ad Avellino. E lì è ancora più evidente per certi versi, perché abbiamo delle persone che hanno delle estrazioni politiche totalmente diverse, abbiamo degli ex estremisti di destra, ex estremisti di sinistra, scienziati, filosofi, giornalisti, e anche lì abbiamo creato insieme, faticosamente, in questo anno e mezzo, una serie di documenti il cui lavoro spesso è stato impervio, perché vi potete immaginare un documento di geopolitica sottoscritto dall'ex PC e dall'ex Forza Nuova, insomma, ecco questo. Ma in quanti siete più o meno mediamente, se posso sapere? Ma siamo una settantina. Però, cioè, però, è un bel numero, ci incontriamo settimanalmente su Zoom, poi la prima volta con Giulietto ci siamo incontrati a Roma, e adesso ci siamo incontrati ad Avellino, fisicamente, in carne ed ossa. E anche questo è un fatto archetipico, perché una volta esisteva questa discriminazione, no? Destra-sinistra, in cui le persone non volevano capirsi, si assalivano. Oggi come oggi, credo che la polarizzazione sia verità-non verità. Cioè cerchiamo insieme un elemento comune di verità, oppure non vogliamo la verità, ma vogliamo soltanto una narrazione della realtà. Certo. Quindi l'aver fatto questi incontri, l'aver realizzato questi documenti comuni, che io ho pubblicato in parte sul mio sito. Ah, ecco, bene, bene. Ritengo, quindi su liberopensare.com si trova anche un po' la sintesi un po' di questo lavoro, di questo frutto, sì, di lavoro. Sì, sì. Lo ritengo un grande conseguimento, un conseguimento analogo a quello che abbiamo vissuto negli anni 70, quando alle riunioni di Massimo Scaligero avevamo vicino l'estremista di destra, avevamo Pino Rauti che veniva qualche volta, e avevamo il bombarolo di sinistra, e bastava un sopracciglio che si alzasse di Massimo per farci capire che non era quello il senso della realtà. Quindi questa indicazione, questo esempio che ci fu dato allora da un maestro spirituale come era Massimo Scaligero, oggi cerchiamo umilmente, con difficoltà, con tutte le difficoltà del momento, di realizzarlo. Ma io credo che quello che sta accadendo sulla Terra sia un grande aiuto in questa direzione, cioè siamo aiutati veramente a voler creare questo tipo di comunità mini, maxi, che vadano all'essenza, che vadano alla ricerca della verità, al di là delle polarizzazioni, vaccino sì, vaccino no, tu non capisci niente, io non capisco. Questo è quello che, ecco, mi faceva piacere rilevare proprio come... Beh, è un avvenimento veramente ammirevole, diciamo a malincuore, che è frutto di questa situazione paradossale e così folle che stiamo vivendo, se non altro degli effetti positivi, come questo cenacolo di menti, di anime, di spiriti che oltrepassano quelle che sono le barriere ideologiche per produrre una ricerca della verità. Insomma, è veramente molto bello, insomma.
Infatti ogni crisi ha come controparte l'opportunità, quindi ogni evento che colpisca l'umanità nel suo insieme o la singola persona ha come obiettivo sostanzialmente, da un punto di vista spirituale, quello di evocare determinate forze, di stimolare determinate forze di reazione, altrimenti non avremmo bisogno del dolore, del male, eccetera, se non per crescerne, se non per modificarci. Quindi, se noi teniamo a mente questo, è ovvio che la visione d'insieme deve essere quella: a cosa mi sta spingendo quello che sta avvenendo? A cosa mi sta portando? Che cosa mi vuol dire la vita quando mi dà, mi porta un impedimento, una difficoltà? Questa è la domanda che dobbiamo farci a livello personale e a livello di umanità. No, ti ringrazio che hai condiviso questa iniziativa perché Corrado qui possiamo prendere esempio, è uno stimolo importante. Noi siamo più polarizzati su vaccino sì, vaccino no, però Cioè, Elio vorrebbe vaccinarsi subito e io sarei esatto, so qua che contrario. fremo, però un'iniziativa come questa, Corrado, possiamo pensare Sì, di di nel nostro creare sì, piccolo un piccolo cenacolo, piccolo però cenacolo. paghi tu il conto. Vabbè, mi impegno. Comunque grazie Piero perché è uno stimolo così veramente interessante anche per gli ascoltatori che ci sentono realizzare questa realtà così interessante, insomma, stimolante. Allora. Questo era del tutto improvvisato, cioè Sì, 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 sì. non faceva parte della mia relazione, però mi è venuto, credo che anche la vita vera, quella che ognuno di noi vive come esperienze importanti, sia qualcosa su cui noi Gli altri due dobbiamo. amici che sono con noi fanno parte di questo gruppo? Sì, O... Ah, ecco. tutti e due. Anche loro sono Sì. entusiasti di questa cosa o invece magari la pensano già diversamente da te? No, sono Piero Priorini, Sì, buonasera a tutti. No, eccoci. no, no, condividiamo profondamente le opinioni che ha espresso Piero, sono un qualcosa nel quale ci riconosciamo assolutamente, ma una delle realtà di cui qualche volta avevo già parlato è che a queste idee, a questi pensieri, è come se ognuno di noi fosse arrivato per conto proprio. Non abbiamo preso una bandiera, non abbiamo accettato una ideologia. È come se passando attraverso tutta una serie di esperienze personali che sono state diverse per tutti, perché appunto le mie sono profondamente diverse da quelle di Camerinesi o di quelle di Burigana, però poi abbiamo scoperto che concordavano nella necessità di incontrarci oltre la piccola personalità di ognuno, di fare uno sforzo per attingere a quella parte migliore, altra, superiore di noi, che in realtà c'è sempre, ma a cui noi diamo poco ascolto. Stupendo, stupendo. A questo punto vorrei sentire anche il parere di Paolo Franceschetti rispetto a questa esperienza, a questo evento. Paolo Franceschetti? L'abbiamo perso? Eccomi, Ah, ecco. ecco. No, 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 ci sono, c'è qualche secondo, uno o 2 secondi per Ah, ecco. togliere il microfono e riattivarlo perché lo tengo scollegato quando Sì. ascolto. Sì. Io concordo con la visione di Piero. Piero qui, sono due Pieri Eh abbiamo. sì. Ah, giusto, sono due, del primo Piero, ma anche del secondo, perché anche il secondo ha concordato col primo. Quindi, in realtà, dei Pieri, diciamo. Ci siamo incontrati dicendo no, le persone intelligenti in questo periodo si incontrano lo stesso, con le dovute precauzioni, senza urtare la sensibilità invece di chi segue il pensiero dominante, però è proprio questo il momento di riunirsi per cercare di capire anche come affrontare a livello personale e spirituale questa situazione, per capire soprattutto poi che cosa succederà? Che cosa ci aspetta nei prossimi anni? E questa è la domanda. Questa è la domanda che volevo farvi poi nel corso del programma. Prego, prego. Quindi, se allora abbiamo detto che ho un quarto d'ora, io posso partire già Ecco, sì. da questa cosa, Sì, insomma. sì. Allora, intanto io partirei un po' provocatoriamente con la contestazione del titolo di questa Hola.
riunione. Perché? Perché non stiamo andando verso un totalitarismo. Noi nel totalitarismo c'eravamo sempre stati, solo che ci illudevamo di non esserci. Ma io questo totalitarismo, per l'attività che ho fatto da avvocato gli anni precedenti, la sentivo sulla pelle. Perché? Perché intanto ricordiamo da quando c'è il concetto di democrazia, no? Il concetto di democrazia non c'è stato per millenni in Occidente. A un certo punto, con le istanze della massoneria, con la rivoluzione francese, con la libertà, la fratellanza, l'uguaglianza, si sono introdotti nuovi concetti. Ma l'Italia è uno stato democratico dal 1946, possiamo dire. Bene, ci siamo illusi, quindi è una breve parentesi nella storia dell'Italia, ma hanno storie simili anche la Francia, l'Inghilterra. L'Inghilterra in realtà ha una storia di democrazia molto più lunga, ma apparentemente più lunga, perché si basa su due partiti e su una totale impossibilità di manifestare le proprie opinioni. Poi dopo, casomai, ne possiamo anche parlare. Sì. Però venendo all'Italia, ma tanto diciamo è la stessa cosa nelle altre nazioni, che cosa è successo? Noi per millenni non abbiamo avuto neanche il concetto di democrazia. A un certo punto lo abbiamo avuto. Nel 1946, dopo il fascismo, si crea la Costituzione, ma si crea la Costituzione che è stata fatta da massoni, solo da massoni, i quali hanno detto: il potere appartiene al popolo, la Repubblica è fondata sul lavoro. Non hanno detto che però le cariche più importanti sarebbero comunque state decise al vertice delle organizzazioni massoniche più potenti e che si poteva fare carriera solo a determinate regole. Questo spiega perché siamo arrivati a questo punto, allora, sì, perché hai detto un'affermazione molto, molto forte, che la Costituzione è stata fatta dai massoni, insomma. Sì, sì. E non solo, ma al di là del massoneria, non massoneria, Opus Dei, perché in realtà poi ci sono vari poteri, no? Dare la colpa alla massoneria di questa situazione è ovviamente riduttivo, perché ci abbiamo anche i poteri dell'Opus Dei, della Chiesa Cattolica e altri poteri ancora, che sono sovranazionali. Poi inoltre dare la colpa alla massoneria è sbagliato. Perché? Perché è la massoneria che ha introdotto i concetti di uguaglianza, di libertà, di fratellanza, cosa che non ci sarebbero stati senza di loro. Quindi alla massoneria va riconosciuto, rispetto ad altre situazioni nel mondo, cioè pensiamo alla Russia, pensiamo alla Cina, pensiamo all'India, ecco, rispetto ad altre situazioni nel mondo, noi grazie alla massoneria siamo stati più fortunati, per una serie di motivi che poi casomai posso anche approfondire dopo. Sì. Però adesso voglio arrivare al fulcro di quello che, che volevo dire. Per decenni, quindi parlo degli anni 60, 70, 80, noi credevamo di essere in democrazia perché andavamo a votare, ma la verità è che non solo in Italia, ma in tutto il mondo c'era una totale impossibilità di esprimere cose veramente fuori dal sistema. Ma pensiamo a Steiner, che è stato avvelenato, e pensiamo alle guerre che hanno fatto a Steiner, visto che siamo in un luogo dove probabilmente molti che ci ascolteranno sono antroposofi. La maggior parte dei maestri spirituali nel mondo sono stati sempre assassinati. Chi scopriva negli anni 70-80, e sono state scoperte, delle automobili per poter viaggiare solo con l'acqua e quindi per debellare il potere delle nazioni del petrolio, sono morti. Chi scopriva nuove medicine o l'hanno ammazzato oppure l'hanno messo in condizioni di non nuocere, pensiamo alla terapia di Bella ad esempio, no? Quella guerra che hanno fatto a Di Bella, gli hanno addirittura fatto degli attentati per cercare di ammazzarlo pure a lui, oltre a tutto oltre a tutto il casino. Quindi non era possibile anche prima esprimere un'opinione. L'opinione doveva rimanere negli anni 60, 70, 80 tra sinistra o destra o centro. Se tu rimanevi nell'ambito di queste opzioni, sono di sinistra, sono di destra, sono di centro, più o meno ti potevano lasciar perdere. Ma quando qualcuno arrivava alla verità, arrivava a toccare i legami tra i poteri criminali e i poteri forti, che fosse un magistrato, che fosse un giornalista, che fosse un politico, faceva una brutta fine e saltava in aria. Perché il sistema, questo l'hanno dimostrato studiosi, storici, ormai insomma è acclarato, la stagione delle stragi è servita perché? Perché si doveva mantenere il consenso nell'ambito di un certo range che era diciamo un prevalere delle forze di centro contro il Partito Comunista. Tra l'altro, la democrazia come concetto
è già partita male da noi, perché parte con l'idea che comunque non si può votare per la monarchia. E la democrazia ha avuto fin dall'inizio questo grosso punto debole, che per mantenere la democrazia bisognava impedire che un partito estremista e totalitario prendesse il potere. Quindi che cosa è stato fatto in tutto il mondo, non solamente in Italia, nel mondo occidentale, con gli Stati Uniti che hanno finanziato ad abbondanza tutti questi progetti di mantenimento dello status quo, che per mantenere lo Stato democratico così come l'abbiamo conosciuto non ci siamo impediti di creare Gladio, che ha fatto stragi ovunque in Italia. Quindi la maggior parte delle stragi di sinistra e di destra, nere o bianche, nere o rosse, erano comunque stragi che erano riconducibili a Gladio, ai nostri servizi segreti, che dovevano mantenere contro il blocco comunista il nostro sistema democratico, tra virgolette. Ma non era democratico, perché chiunque andava a scavare un po' di più faceva una brutta fine. Quando l'America ci liberò, entrarono gli americani in Italia, entrarono facendo patti con la mafia. Ecco perché Cosa Nostra, l'Andrangheta, si è sviluppata poi in particolare dal dopoguerra ed è diventata così potente con l'appoggio della CIA. Che cosa voglio dire con questo, a specie di zibaldone che ho fatto un po' di storia in parte del mondo e parte italiana? Che comunque noi avevamo un sistema che doveva difendere se stesso a mezzo della violenza. Chiunque era contro il sistema in modo troppo esagerato o capiva come funzionava il sistema veniva eliminato. E questo sistema si basava sul presupposto che ci fosse un patto tra la criminalità organizzata e lo Stato. Non c'è mai stata una criminalità organizzata contrapposta allo Stato. Noi pensavamo che quindi di essere liberi e di essere in democrazia, ma oggi abbiamo semplicemente sotto gli occhi quello che può succedere quando il potere decide che vuole fare qualcosa. C'è una differenza rispetto al passato. Nel passato, se tu volevi imporre la democrazia, se volevi imporre una qualunque idea, non ti dovevi nascondere dietro a abbiamo un problema che è il virus o dietro a cose del genere, semplicemente la imponi. L'altra cosa di cui comunque noi possiamo andare fieri rispetto ad altri stati, pensiamo alla Corea del Nord, pensiamo alla Cina, dove non c'è la possibilità di nessun dissenso, oppure pensiamo anche all'India, dove la democrazia c'è solo sulla carta, ma c'è un sistema in cui praticamente prevalgono gli interessi criminali nei vari stati di cui è composta l'India. La maggior parte della gente vive nella fame più nera e non ha proprio neanche tempo di preoccuparsi se è libero o no, perché deve preoccuparsi prevalentemente di mangiare. Circa un miliardo di persone sono quelle con... C'è un po' la connessione che si... La stessa cosa vale più o meno per l'Africa. Sì, una connessione che si slenta ogni tanto, ma poi per fortuna riprende. Prego, prego. Ok. Quindi, avveniamo al punto. Non siamo mai stati in democrazia e adesso abbiamo l'evidenza. E ho detto prima, appunto mi sono perso il discorso poi a metà, una differenza rispetto al passato è che quando devo imporre qualcosa, anziché imporlo con la forza, devo fartelo passare come una cosa per la tua salute, per il tuo bene, quindi magari cercheranno di imporci questo vaccino, però ce lo imporranno con delle motivazioni un po' diverse dal passato, perché per fortuna oggi siamo in una condizione dal punto di vista sociale, dal punto di vista delle idee, che non si può andare oltre certi limiti. Oggi non possiamo più fare come si è fatto fino ai tempi del fascismo, ci sta antipatica l'Etiopia, andiamo a conquistare un posto al sole e andiamo e ci massacriamo un po' di gente. Oggi dobbiamo trovare una scusa per fare la stessa cosa. Facciamo le stesse cose, ma la scusa ci deve essere. Quindi, primo presupposto, la democrazia non c'è mai stata, è solo stata una parvenza. Punto secondo, siamo noi, io, Piero Piriorini, Piero Camerinesi, voi che ci ascoltate, probabilmente molti degli ascoltatori della radio, che si rendono conto che adesso la deriva autoritaria è sempre più forte e più pericolosa, ma siamo sempre pochissimi, perché la maggior parte della gente non se ne rende conto. Basta andare in giro
a chiedere così, a fare colloqui con persone incontrate al bar, incontrate per caso, oppure dal tabaccaio quando vado a prendere le sigarette parlando con le persone che trovo lì, mm-hmm. o con le persone, e chiedere che ne pensi, e ci si rende conto che non sono assolutamente nella percezione di quello che percepiamo noi. Quindi sì. Noi capiamo che stiamo andando verso un totalitarismo e qualcuno capisce pure che tanto c'eravamo pure prima, ma la maggior parte della gente non si rende conto, continua a pensare di essere in democrazia, continua a pensare di essere libero e continua a pensare che queste limitazioni che ci sono oggi ovviamente sono giustificate perché abbiamo questo tremendo problema nel mondo che è il virus, che a me ricorda un po' la scenetta quella di Benigni che va in Johnny Stecchino in Sicilia, dice ci abbiamo un grosso problema in Sicilia, gli è il traffico, e poi c'è un altro problema, gli esatto. è l'Etna. Ecco, adesso mi sembra una cosa ridicola allo stesso livello. Abbiamo un grosso problema nel mondo che è il virus. Sì. Ecco. Poi c'è quel slogan che noi siamo il bel paese, no? Che un po' offusca tutte queste cose che stai dicendo, no? Beh, il paese continua a rimanere bello, in realtà, oggettivamente. Non è bello, diciamo, il modo come in cui lo vorrebbero trasformare, come hanno distrutto, come stanno distruggendo e distruggeranno sempre di più l'economia, le varie economie locali, i piccoli imprenditori, questo sì, però il paese rimane bello, dai. Bene, dai, allora. Anche se molto inquinato, vabbè. E vuoi concludere un po' la tua così analisi adesso? Poi passiamo agli altri amici? No, ci sono... Io direi di passare agli altri amici perché la conclusione dell'analisi è questa. In sintesi, se uno guarda la storia dell'umanità, non abbiamo mai avuto una vera democrazia in Italia e in Europa. E anzi, forse posso dire una cosa per finire, sì. C'è una cosa che i nostri servizi segreti nei decenni hanno, diciamo, hanno portato avanti come idea, che il nostro sistema fosse l'unico sistema, il miglior sistema possibile. Ecco, io devo dire che rispetto a, cioè se guardo un po' la situazione mondiale, se guardo come stanno in Corea del Nord, come stanno in India, come stanno da altre parti, devo dire che su questo punto do ragione ai nostri servizi segreti. Non gli do ragione sui metodi che hanno utilizzato, cioè la violenza, eccetera. Però obiettivamente il nostro è stato migliore di altri. Il nostro in senso di Occidente, dici? L'Occidente, sì, gli sì. Stati Uniti, intanto secondo me è un'unità da considerare insieme. Sì. Stati Uniti, Europa, Italia, ormai da decenni viaggiano insieme. Noi siamo sostanzialmente, non abbiamo sovranità. Abbiamo nel nostro territorio italiano 166 basi NATO, quindi chi pensa che noi siamo indipendenti dall'America è fantascienza. Sì. È fantascienza. Sì. Cito solo due cose di cui ho fatto degli articoli, quindi adesso qualcuno la prenderà in modo un po', come dire, salterà sulla sedia per quello che dico. Craxi e Andreotti sono stati processati. Perché? Perché hanno, non che fossero degli stinchi di santo, però quello che hanno pagato rispetto agli altri, che non hanno pagato nulla, è il fatto che a un certo punto hanno detto agli Stati Uniti, ora basta, non c'è più la guerra fredda, non c'è più il pericolo della Russia che ci invade, avete rotto i coglioni con questa ingerenza, dateci un po' più di libertà, e l'hanno pagata cara. Ah. È stato il prezzo che gli hanno fatto pagare per cercare di diciamo staccare i nostri servizi segreti dai servizi segreti americani, perché noi siamo totalmente dipendenti dalla volontà della CIA e dell'America, anche se crediamo di essere uno stato sovrano e molti ci credono. Però ripeto, con 166 basi NATO impiantate solo in Italia, a me sembra un po' ridicolo pensare che noi possiamo fare anche qualcosa di diverso e non allineato alla volontà degli Stati Uniti. Ecco, però, tornando a quello che stavo dicendo, e così concludo, sì? Obiettivamente è vero, il nostro sistema è senz'altro migliore di come hanno vissuto e stanno vivendo in Cina, dove in migliaia di anni di storia non hanno mai conosciuto una sola volta la parola libertà. Pensiamo alla Corea del Nord, pensiamo a diverse altre situazioni. Beh, noi,
in Occidente perlomeno avevamo la libertà di scegliere se leggere che ne so, i poeti greci oppure i filosofi greci piuttosto che altre cose. Posso andare in Inghilterra a comprare libri in lingua inglese e nessuno me lo proibisce, cosa che in determinati stati del mondo oggi non è possibile. Non è possibile in Cina, ma stiamo parlando di oltre 1,5 miliardi di persone, non è possibile in Corea, non è possibile anche da tante altre parti. In Russia, proprio una cosa telegrafica prima di passare la parola agli altri amici, in Russia come la vedi? In Russia che è successo? Che per millenni anche loro non hanno mai conosciuto l'idea e la parola libertà, fino ovviamente ai tempi recenti in cui sono diventati uno Stato che vorrebbe assimilarsi agli standard dell'Occidente. Però sono ben lontani dal raggiungere i nostri livelli. Perché? Perché quando hanno aperto le frontiere e quando c'è stata la Glasnost, e quindi quando la Russia ha scoperto una vocazione un po' più all'occidentale, non era preparato quello Stato a affrontare un tipo di di struttura diversa, di società come la nostra. Era una società completamente diversa, completamente impreparata. Quindi che è successo? Che è diventata una terra in cui governa la mafia e la criminalità organizzata. La gente fa sempre la fame nella stragrande maggioranza dei casi, si sono arricchiti tantissime persone a danno di altre che si sono impoverite, per certi versi peggio di quando c'era il regime russo. Certo, la differenza è che oggi in Russia puoi leggerti, che ne so, sia i filosofi dell'antichità, puoi leggerti un libro sul buddismo, un libro sull'induismo. Obiettivamente c'è una maggiore libertà, però come stanno messi? Comunque anche rispetto, ma adesso passiamo la parola ad altri, comunque anche rispetto al discorso delle mascherine, vaccinazioni, a meno che non siano frottole quelle che girano nei social, pare che siano più liberi di noi quasi, no? In questo senso era la tua domanda, allora sì, sono più liberi di noi, però anche qui avrei una mia idea che non è preoccupata, comunque lascio parlare gli altri. Sì, io direi di sentire Piero Camerinesi, che si collega un po' a questa analisi sociopolitica che hai fatto tu, per poi sentire poi dopo le 19 Priorini, che ci darà invece l'illuminazione profonda dell'animo umano che arriva a fare queste cose. Cosa dite? Bella responsabilità, Piero Priorini, un'illuminazione profonda. via radio però, via radio. Cioè, lui ha il sito La psicologia del profondo, no? Cos'è? Io ci voleva il video, insomma, per avere questa illuminazione. Ma abbiamo le connessioni lente, quindi il video ci porta via energia. Sì. Ok. Bene, Paolo è rimasto bene dentro il quarto d'ora, 20 minuti, quindi possiamo continuare con questo ritmo che mi sembra molto interessante, perché almeno gli ascoltatori rimangono svegli. C'è qualche messaggio, però io direi di andare avanti. Ricordiamo che non possiamo prendere telefonate, perché è veramente così intensa la chiacchierata che è un po' difficile. Prego, Piero Camerinesi. Certo. Allora, io vorrei fare una riflessione. Allora, innanzitutto il testo che mi ero preparato per questa intervista l'ho già pubblicato, quindi gioco a carte scoperte, e l'ho pubblicato sul mio sito, e si chiama proprio con il titolo di questa intervista, Così fan tutti, e quindi lo si può leggere nella sua lunghezza, cosa che ovviamente non potremmo fare a livello di radio. Allora, vorrei aggiungere qualcosa che non ho introdotto in questo articolo, poi magari ritornerò su alcuni punti basilari, ma vorrei fare una riflessione. No, immaginate di essere Jean o Anne o qualcun altro che ha vissuto negli ultimi anni del Settecento. Immaginate di essere a Parigi nel luglio del 1789, no? Il 13 luglio, il 14 luglio, la gente è esausta, il re ha convocato gli stati generali, il 14 luglio Jean e Anne e migliaia di altri che avevano un minimo di consapevolezza di quello che stava accadendo, che non potevano più tollerare la presa in giro della dittatura
di Luigi XVI, eccetera, attacca all'Hotel des Invalides e poi andiamo alla Bastiglia, perché alla Bastiglia ci sono le armi, c'è la polvere da sparo soprattutto, perché dobbiamo assolutamente avere le armi per difenderci da questa monarchia repressiva. E sappiamo bene quello che è successo, la famosa presa della Bastiglia e tutto quello che è stato poi la rivoluzione francese. Ora, voi pensate che Jean, Noën e tutti gli altri avessero la consapevolezza di quello che stava accadendo? Cioè, avessero la consapevolezza che da quel momento in poi, da quel giorno in poi, il mondo non sarebbe stato lo stesso? Certamente non ce l'avevano. Noi tutti siamo inseriti in una situazione di realtà di cui percepiamo determinate parti, determinati aspetti, ma la visione d'insieme ci manca. Chi ce l'ha la visione d'insieme? Ce l'abbiamo oggi, dopo 100, 200 anni, 300 anni, quello che è avvenuto. Ma chi è all'interno, chi subisce, diciamo così, gli effetti della storia, che è cronaca nel momento in cui la si vive, non ha minimamente quell'aspetto di consapevolezza. Cito un altro esempio per capirlo. Cerchiamo di in qualche modo immedesimarci in questa raffigurazione, in questa immagine. Come ha raccontato molto bene Hannah Arendt nel suo libro, gli ebrei negli anni dal 38 al 42 vennero in qualche modo marginalizzati. Gli si offrì, non c'era ancora la deportazione vera e propria, il Endlösung, la soluzione finale del problema ebraico, come fu chiamata, iniziò nel 42. Negli anni precedenti, si cercò di metterli in una specie di ghetti, no? Ma dando loro comunque un elemento di comunità, di sostanziale possibilità di incontrarsi. E diciamo così, le persone che guidavano le comunità ebraiche erano anche contente di questo, nonostante in un certo modo alcuni iniziarono poi a trattarli male, a picchiarli, a licenziarli dall'università, dalle scuole, eccetera, eccetera. Molti di questi responsabili delle comunità ebraiche erano contenti, collaboravano con i nazisti, erano contenti di trovarsi magari in città in cui potevano essere loro insieme a fare il loro business. Devo dire addirittura che dai processi di Eichmann venne fuori che molti ebrei all'epoca portavano con una sorta di orgoglio la stella gialla che li indicava. È interessante queste cose che ci sta dicendo, perché in effetti io non le avevo mai sentite, in effetti. Ok, e quindi loro in qualche modo pensavano, la maggior parte di loro pensavano, ok, noi in fondo siamo ebrei, d'accordo, ma siamo prima tedeschi. Io ho combattuto nella guerra del 15-18, io sono mutilato perché ho combattuto per la Germania, perché sono ebreo, sì, ma sono soprattutto tedesco, quindi nessuno mi farà del male, nessuno potrà farmi nulla. Adesso c'è questo momento, questa ondata di fobia nei confronti degli ebrei, ma vedrete che alla fine tutto tornerà come prima. Quanti furono coloro che si resero conto di ciò che stava accadendo? Pochissimi. Quei pochi cercarono di vendere quello che avevano, e anche con difficoltà, perché incominciarono ad esserci delle restrizioni, per cui tu non potevi più vendere, non potevi più espatriare. Quindi i pochissimi, che ebbero l'intuizione, che compresero, che cosa compresero? Compresero la tendenza dei tempi, compresero dove stavano andando i tempi, dove stava andando la storia,
con un termine tedesco, lo Zeitgeist, comprendere lo spirito del tempo. Mm. Fecero le valigie, se ne andarono in America, in Inghilterra, se ne andarono ovviamente, perché capivano che esistevano determinati presupposti per cui la vita in Germania non era più consigliabile. Ove possibile, scapparono. Ma ovviamente soltanto quelli che avevano notevoli mezzi e notevole intuito, quindi un'estrema minoranza comprese questo e riuscì a salvarsi. Gli altri rimasero intrappolati, perché dalle città fatte apposta per loro, tipo Theresienstadt o altre, incominciarono a essere accerchiati, a essere completamente soffocati a livello economico, finché furono deportati e massacrati. Okay. Questo per capire quanto è difficile comprendere i tempi. Okay? Allora, quello che stiamo vivendo oggi, no? Come viene vissuto dalla maggior parte delle persone? Viene vissuto come qualcosa, come diceva prima anche Paolo, che sì, va bene, adesso c'è il virus, dobbiamo fare qualche sacrificio, ci mettiamo la mascherina, ci facciamo il vaccino, poi se non sono uno o due, adesso c'è già la terza dose che stanno approvando, poi ci sarà la quarta, ma ne verremo fuori e tutto tornerà come prima. È possibile che fra qualche anno, quando non vivremo più nella cronaca ma nella storia, studieremo sui libri di scuola che il 2020-2021 sono stati l'anno della grande svolta per l'umanità, di un completo cambio di paradigma. Però per questo, per passare a questo, per capire questo, che cosa è necessario per capire questo? È necessario una capacità analitica enorme, una capacità profetica o una visione spirituale. Nonostante ci siano state tante persone che hanno avvertito quello che stava per arrivare, che hanno anticipato certe cose, la maggior parte delle persone oggi viene in qualche modo coinvolta dalla narrazione del sistema e dalla contronarrazione a combattere gli uni contro gli altri. Praticamente, dove ci troviamo oggi? Ci troviamo in un momento di svolta storica fondamentale che studieremo sui libri di scuola. Ci troviamo di fronte alla nascita di una nuova apartheid. Perché l'apartheid, che era in Sudafrica come fenomeno storico e che contrapponeva i bianchi e i neri, oggi contrappone quelli che si vaccinano e quelli che non si vaccinano, nei confronti dei quali ci sarà sempre più violenza, che oggi non si vaccinano diventeranno sempre più un pericolo per il sistema dominante. Quindi l'apartheid sarà sempre più feroce da parte dell'agenda di chi vuole ottenere determinati risultati. E questo è qualcosa che dobbiamo capire, ma lo possiamo capire soltanto se cerchiamo di guardare la big picture, cioè l'immagine generale dell'evoluzione dell'uomo, cioè dove sta andando la storia. Questa è una cosa importantissima. Ora, per capire veramente questo, oggi come oggi, non basta soltanto una esperienza politica o geopolitica, è necessario, a mio avviso, una percezione spirituale della storia. Cioè, quello che ha detto Paolo prima e che ovviamente condivido completamente, perché gli studi che lui ha fatto e che ho fatto anch'io sulla base proprio di quelli che sono stati i fenomeni storici non soltanto in Italia ma in tutto il mondo sostanzialmente, sono assolutamente leggibili da questo punto di vista e
dal punto di vista, per esempio, che oramai è consolidato del fatto che la storia è, come diceva Steiner, una fable convenue, una favola convenuta, cioè la storia viene scritta, si dice viene scritta dai vincitori, ma i vincitori sono sempre le élite dominanti, quindi viene scritta da coloro che vogliono avere in pugno il presente. Quindi il passato, come diceva Orwell, la storia del passato ti permette di avere in mano il presente e determinare il futuro. Quindi questo evento che noi oggi vediamo ancora in questi termini, come dire, di opposizione tra vaccinati e non vaccinati, in realtà la vera opposizione è tra coloro che ancora utilizzano un pensiero critico, cioè un pensiero indipendente, e coloro che si affidano completamente per i loro pensieri, per le loro opinioni, a quella che è la narrazione dominante. Ecco quella che sarà, a mio avviso, la vera apartheid. Cioè, tu hai una dipendenza completa, concordi completamente con tutto quanto ti viene narrato dalla narrazione del pensiero unico, dalla televisione, dai media, eccetera, oppure dici, wait a moment, aspetta un momento, vediamo un po' che cosa c'è di vero in questo e che cosa non c'è di vero, che cosa ci fa pensare che c'è qualcosa che non quadra con questa narrazione. Io sono partito nella mia analisi di questa situazione da una chiacchierata che ho fatto con nostro figlio, che è venuto a trovarci qui in campagna, e a pranzo abbiamo parlato un po' della situazione dei giovani, perché noi magari siamo abbastanza stagionati e abbiamo delle idee abbastanza precise, abbiamo avuto modo di analizzare certe cose, di approfondirle, anche perché siamo in una generazione in cui non guardiamo soltanto i telefonini e quello che ci si racconta nei social, ma abbiamo ancora questa strana abitudine di leggere libri, di aver letto libri, questa cosa in via di estinzione. È vero. Allora gli dicevo, scusa, ma abbiamo 60 secondi. Sì. Accidenti, vabbè. Poi riprendiamo, c'è lo stacco pubblicitario ogni scatto d'ora, poi riprendiamo con te dopo, prima dello, sì. Certo, beh, mi dai lo stop. Sì, quando, sì. E dico, ma scusa, voi tu lavori nel cinema, lavori in televisione, con i tuoi amici che hanno 30, 40 anni, eccetera, che cosa ne pensano di questa situazione? Fanno parte di una classe sociale evoluta anche, colta, tutti quanti si stanno vaccinando, così fan tutti, come tutti quanti si stanno vaccinando, ma sanno, almeno sanno, voglio dire, io non ho niente nei confronti di chi si vuole vaccinare, se ha in qualche modo soppesato il rapporto costo-beneficio, decide di farlo per un motivo qualsiasi, l'hai studiato, l'hai analizzato. Ecco, abbiamo 5 secondi, Piero, allora sai che c'è l'introduzione pubblicitaria, e voi state in ascolto, poi... Ecco, ritorniamo in diretta, non facciamo partire la musica, vogliamo far sentire l'overture di Mozart su Così fan tutte, ma diciamo è più interessante la musica che ci state, sì, che ci state così fornendo voi, suonando voi. Piero Camerinesi, sei ancora... Allora, sì. Io finisco rapidamente questo incipit e poi facciamo parlare Piero, che proprio si legherà a questo discorso. Allora, quello che io dicevo a nostro figlio, dico, vabbè, questi si sono resi conto di tutto questo. Lui è come noi, fortunatamente in famiglia non abbiamo opposizioni, siamo tutti della stessa opinione, avendo valutato costi e benefici, preferiamo in questo momento rinunciare, diciamo, a questa grande opportunità di fare questo. Ma perdi una grande opportunità, però, bisogna dirlo. Lo so. Se ne farà una ragione. Ce ne faremo una ragione. E lui mi dice, sì, guarda, io ho inviato a loro tutti gli elementi dei video, i tuoi articoli, gli studi scientifici, eccetera, ma la risposta generalizzata dei miei amici, di tutti i miei amici,
Dico sì, va bene, guarda, noi abbiamo letto, è interessante quello che ci hai mandato, ma noi non ne possiamo più, noi vogliamo uscire da questa storia, vogliamo tornare alla normalità, vogliamo viaggiare, andare a fare la pericena, vogliamo andare al mare senza rompimenti di scatole e così via. E poi sai qual è il problema? Che noi vogliamo fare qualcosa anche per gli altri, cioè per la collettività, è un dovere che abbiamo sostanzialmente, perché in qualche modo noi lo facciamo per gli altri questo, ci viene richiesto di farlo per gli altri, no, ci hanno sempre considerato una classe di giovani egoisti che abbiamo soltanto gli interessi dei nostri affari, di andare di qua, andare di là, ma in questo modo noi ci sentiamo anche di fare qualcosa per la collettività. Questo è il Papa, è il Papa che dice questo, no? Quindi, capito, io gli ho risposto, va bene, quindi a questo punto questi tuoi amici con cui tu ti stai litigando ferocemente, perché poi è rimasto l'unico sostanzialmente in questo ambito a dire mamma no, mia, io non ho nessuna intenzione di farlo, ti dicono io rischio la mia vita, la salute, la mia vita, assoggettandomi a una terapia genica che non so che risposta mi dà sull'immediato, ma soprattutto non so che risposta mi dà a lungo termine, e non lo sa nessuno, perché non lo sanno le case farmaceutiche apertamente, non lo sa il governo, non lo sa chi ti fa l'iniezione, non lo sa nessuno. Quindi tu prendi una medicina, diciamo così, che non sai se ti ammazza, se ti fa del male, se a lungo termine ti dà delle malattie autoimmuni pericolose, in cui sei sostanzialmente una cavia, perché la sperimentazione, non dimentichiamola, finirà nel dicembre del 2023. Quindi questa è una sperimentazione, apertis verbis. Quindi dice sì, va bene, leggono, guardano i video, tutto quanto, ma dicono sì sì, ma io me lo faccio lo stesso. Ecco, sì, questa sì, è la situazione da cui sono partito nella mia analisi, ed è partito anche Piero, che adesso sì, sicuramente... Infatti stai passando proprio la staffetta su questa domanda, no? Esatto. Molto, molto bella, perché ci si chiede come mai la psiche umana, c'è chi, come dire, nonostante tutta la cultura, l'informazione, l'evoluzione anche personale, eccetera, però dopo si procede, no, in questa punturinatura. E penso che Piero Priorini ci può dare un po' un aiuto a capire lo stato d'animo di queste persone, anche se avrà già lui in mente di dirci un po' quella che era la sua obiettivo di parlarci, no? Prego, Piero Priorini. Eccomi, sì, mi sentite? Sì, sì, certo. Sì. Allora, grazie al mio amico che mi ha passato veramente la palla su un piatto d'argento, perché la tematica con la quale lui ha finito la sua chiacchierata, in un certo qual modo, era un tema sul quale mi stavo dibattendo, sul quale stavo riflettendo moltissimo in questi ultimi giorni. Perché, dunque, io sono uno di quelli che ha, come diceva Piero, il brutto vizio di leggere libri e di informarsi in tanti campi diversi. E tra le tante cose, io addirittura non ho la televisione a casa, non ce l'ho da circa 18 anni, anche se naturalmente grazie a Renzi pago il canone sì, tutti gli anni. Però naturalmente poi succede che soprattutto all'ora di pranzo, allo studio, quando mi capita di andare a mangiare qualche cosa, purtroppo qualche volta devo andare nella sala di dietro, perché davanti non c'è posto, e nella sala di dietro c'è la televisione, e quindi mangiando velocemente i miei occhi vanno a cogliere delle realtà a cui io non sono abituato, io sono proprio terreno vergine, quindi la sofferenza è estrema. E ho visto pochissimi giorni fa un qualcosa che risuona delle parole che il figlio di Piero gli ha comunicato, perché c'erano delle interviste a dei ragazzi
diciamo tra i 20 e i 26, 27, 28 anni, con la mascherina, il distintivo io mi sono vaccinato, e l'intervistatore faceva la domanda: ma come mai con questo caldo, come mai adesso che non ci sono più obblighi da questo punto di vista portate ancora la mascherina? E poi che bello questo mostrare l'impegno nella vaccinazione. E tutti, indistintamente tutti questi ragazzi hanno risposto che sentivano che questo era un senso di responsabilità sociale. Volevano essere, sentirsi partecipi a questa lotta contro questa terribile pandemia che sta invadendo il mondo, e non avrebbero mai potuto sopportare che qualcuno si sentisse male per colpa propria. Per fortuna ho finito di mangiare, mi sono allontanato. Con il blocco del cibo. Sì, perché devo dire che queste cose hanno veramente dell'incredibile. E mi sono messo a ragionare cercando di capire come fosse possibile che così tanta parte della popolazione giovane, dove oltretutto i rischi e i pericoli sarebbero veramente ridotti al minimo, e questo ma non perché lo dico io, ma perché basta andare a confrontarsi, guardare addirittura sulle tabelle giustificate nazionalmente, insomma. Perché questo? Mi sono messo a riflettere, visto che dato il lavoro che faccio sono un po' abituato a cercare di andare sempre più in profondità, cercando di andare oltre le apparenze, oltre gli aspetti più superficiali. Certo. Ed un certo punto ho creduto, ma nel comunicarlo a voi lo faccio perché credo di non essermi sbagliato. Mi è sembrato a un certo punto che questa condizione ultima di cui parlava il figlio di Piero e io ho visto in televisione altri parlare, io credo che sia strettamente correlata a quello che prima, fino a pochissimo tempo fa, noi abbiamo vissuto come il distanziamento sociale. Fin da quando è uscita questa, non so neanche come chiamarla, questa dimensione interiore, questo accorgimento del distanziamento sociale, io fin dall'inizio l'ho chiamato veramente l'ossimoro perfetto. Proprio una contraddizione in termini, insomma. Sì, guarda, gli sta alla... Noi ne conosciamo tantissime, ce ne sono moltissime, ma così impeccabile forse c'è soltanto le famose guerre di pace, no? Sì. Un'altra cosa straordinaria. Perché come si fa a coniugare il distanziamento con la parola sociale? Perché sembrerebbe veramente il senso comune delle cose. Noi siamo sociali quando siamo sospinti, quando avvertiamo una profonda empatia nei confronti degli altri. Un'empatia che a volte si potrebbe anche chiamare come l'inizio di una dimensione di amore transpersonale, no? Non sul piano quindi individuale, ma insomma, e in nome di questa empatia o di questa amore ci prodighiamo l'uno per l'altro, a volte anche a discapito della nostra stessa integrità, sia fisica che psichica. E se vogliamo guardare indietro nel tempo passato, questo è sempre esistito, perché l'umanità ha attraversato guerre, carestie, epidemie terribili, eppure ci siamo sempre aiutati, insomma abbiamo cercato di aiutarci l'un l'altro, non c'era questo fuggi. E allora mi sono ricordato di un articolo
che io scrissi 4-5 anni fa, credo, adesso insomma, la data potrebbe essere errata, perché avevo esaminato qualche tempo fa uno dei principi portanti del pensiero collettivo americano, che credo ora che lo enuncio lo riconosceranno tutti quanti. Io penso che la maggior parte di noi sarà andato qualche volta al cinema oppure avrà letto qualche romanzo americano moderno, di quei film, o un film di guerra oppure un film d'avventura o un film dove c'è una situazione di pericolo, per cui succede nei film che ad un certo momento tre, due o anche un solo dei personaggi protagonisti rimane in una situazione di pericolo, di estremo pericolo. E il messaggio che sempre arriva è un americano, non possiamo abbandonarlo da parte di tutti gli altri, dobbiamo salvarlo a qualunque costo, anche se questo costerà forse la possibilità di perdere altre vite umane, anche se questo costerà di perdere il valore capitale dei mezzi che dovranno essere impegnati. Io all'epoca questo articolo lo scrissi dopo aver visto il film di Matt Damon, non ricordo il titolo preciso, quello su Marte, in cui Lui è un membro di un equipaggio spaziale, atterrano su Marte, quando però poi la nave riparte lui si è attardato ed è rimasto sul pianeta, quindi in precarie condizioni di vita. La nave decolla, parte, e quando sono già nello spazio profondo e si stanno dirigendo verso terra si accorgono che lui è rimasto indietro, in un qualche modo riescono a entrare in contatto e alla fine quello che viene deciso sia da parte dello staff a terra e sia da parte dell'equipaggio è torniamo indietro, anche se questo era pericolosissimo perché significava cambiare la rotta dell'astronave che poi forse avrebbe potuto non farcela, insomma immaginate, no? Tutta la scenografia filmica, perché è uno di noi. Come possiamo abbandonarlo? Ecco, questo messaggio, se ci fate caso, lo troverete sempre nei film americani o nei romanzi moderni, perché è un qualcosa che è stato instillato progressivamente nella coscienza collettiva degli americani. Ora è chiaro che anche questo è un messaggio retorico, propagandistico, e addirittura lo possiamo dire apertamente anche razzista, perché che è che c'è un americano in più rispetto che ne so, a un australiano, a un italiano, a un indiano, a un africano, no? Sì. È ovvio che questo tipo di messaggio è stato propagandato lentamente, piano piano, nella coscienza collettiva americana da chi aveva interesse. Avevano interesse che si creasse uno spirito di corpo e anche una fiducia l'uno nell'altro. Cioè, quello che voglio dire è che mi rendevo perfettamente conto che fosse un qualcosa di costruito appositamente. Solo che era costruito appositamente su un valore, che era quello sociale. E pensate per un attimo, se questo pensiero è uno di noi, leviamo è un americano, ma se noi pensassimo è uno di noi, perciò comunque dobbiamo andare a salvarlo, se questo pensiero noi lo applicassimo a tutti gli esseri umani, se chiunque di noi sentisse è uno di noi, dobbiamo fare qualcosa per salvarlo, noi avremmo realizzato il paradiso in terra. Ah, sì. Capite? Quindi, però non dirlo a quelli vaccinati, perché loro poi ti seguono e vogliono venire a salvarci. Eh sì.
È uno di noi, dobbiamo prenderlo. È vero, è vero. Arrivano con i vaccini. Prego, prego, ora, Piero. Sì, 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 no, 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 è giusto. Allora, questo sarebbe un sano messaggio di socialità, sì. di vicinanza sociale. Cerchiamo di salvarci l'uno con l'altro. Come è potuto passare allora il concetto di distanziamento sociale? Fermo restando che so perfettamente che purtroppo coloro che manovrano il pensiero unico da moltissimi anni hanno distrutto la scuola, hanno distrutto la cultura, hanno distrutto la capacità di pensiero. Noi abbiamo una scuola sapienziale, cioè nel senso di cose che vanno imparate a memoria, ma non si insegna più a pensare, non si fa, lo si dà per scontato. Diamo per scontato che man mano che cresciamo noi impariamo a pensare, siamo sempre più autonomi e bravi nel saperlo fare. Questo non è assolutamente vero. Bisognerebbe avere l'umiltà da parte dei ragazzi di essere istruiti su come concatenare i concetti l'uno all'altro affinché abbiano un valore portante o comunque un qualcosa da condividere. Quindi questo lo do per scontato. Ma nonostante tutto, nonostante questo, com'è possibile che tutti quanti abbiano aderito al distanziamento sociale? E allora il mio pensiero, probabilmente un po' cattivello, è che sotto sotto sia stata toccata una corda profonda dell'animo umano e che è individuabile con il famoso motto mors tua vita mea. Ecco l'altruismo profondo. Sì, come a dire, sempre senza escludere che qualcuno lo possa aver fatto perché magari si è lasciato veramente convincere che l'idea del distanziamento sociale abbia una sua correttezza, ma molto probabilmente io ho letto negli sguardi e nei comportamenti corporei di molte persone che erano stammi lontano, non ti avvicinare, potresti essere pericoloso. Sì. Io so di stare bene, so di non avere nulla, perché devo rischiare ad incontrare te? Quindi il distanziamento sociale è fondato esclusivamente, nella maggior parte dei casi, ripeto, salvo tutte le eccezioni, ma nella maggior parte dei casi è fondato su un profondo egoismo. Ascolta Piero Priorini, ancora un paio di minuti, poi leggiamo qualche messaggio e poi facciamo la ruota, continuiamo con la ruota. Prego. Sì, allora sì, hai fatto bene ad avvisarmi, così sintetizzo, perché almeno... perché ho parlato di questo, ho parlato del distanziamento sociale, perché credo che la risposta che ha ricevuto il figlio di Piero, che io ho visto in televisione, ancora andiamo con le mascherine, ci vacciniamo per il bene sociale, io credo che sia una sorta di mutazione compensatoria a questo lungo momento di egoismo che è stato imposto. Quindi, come se, continuando a portare la mascherina e continuando a vaccinarmi, è come se adesso mi arrivasse la possibilità di dimostrare invece la mia socialità, la mia capacità di sacrificarmi per gli altri, la mia capacità di essere attento a tutti, e quindi è una sorta di redenzione del peccato precedente. Capito che cosa voglio dire? Certo, sì sì.
È vero, sono sicuro che, come ha detto il mio amico, molti ragazzi si vaccineranno solo perché sono stufi di tutti i limiti imposti da questa feroce dittatura e perché sognano il ritorno, secondo me, ad una impossibile normalità antica e vogliono andare allo stadio, al cinema, in discoteca, a fare l'aperitivo. Sicuramente molti sarà così, ma sono altrettanto sicuro che molti altri hanno accolto questo fatelo per la società, anche se ci mettiamo nei panni di questi ragazzi, ma da ormai da tantissimi anni non c'è più nessuna politica, non c'è più nessuna religione, non c'è sta nessuna autentica spiritualità, non ci sono valori, non ci sono principi, non ci sono ideali di nessun tipo. Ti fermo, Piero Priorini, se no sono, mi rattristo. Ascolta, leggo qualche messaggio. Prima di tutto un messaggio molto semplice di informazione. Livio ci chiede se la registrazione ci sarà. Allora sì, la registrazione di questa trasmissione verrà postata su Telegram, il mio canale Kelios con la K, e anche sul sito liberopensare.com di Piero Camerinesi. Ecco. Poi c'è un messaggio che un po' ci chiede, condividiamo questa esperienza di un ascoltatore, dice: buonasera, siete in diretta? Sì, siamo in diretta. L'altra sera ero a cena con parenti, gli unici che non si sono vaccinati eravamo io, mia moglie e nostre figlie. Gli altri, chi con tosse cavernosa, chi aveva freddo, chi si metteva immediatamente mascherina appena mangiato, e tre con i mal di testa, di cui una consolava l'altra dicendole che oramai le sta passando l'emicrania dopo quasi un mese. Ma la più subdola delle vicende era il cugino che ogni 5 minuti guardava se gli era arrivato il Green Pass, ossia la carota. Ecco, e quindi qui sì, è un po' triste, no? Che questo un po' distanziamento sociale che si era un po' ridotto, di fatto produce poi questi tipi di socialità, così, insomma. E vabbè, poi c'è questo ascoltatore che ci dice di prendere nota di questo sito Alcyon Pleiadi Bitchute, va bene, dove ci sono informazioni. Fa riferimento sia, mi pare che sia Michele che ci scrive, fa riferimento a un certo Walter, ma non si capisce bene poi in realtà. Ecco, poi dice un altro ascoltatore, dice: eh sì, finalmente abbiamo il salvatore della patria, mister Draghi, Mario, acclamato da tutti i TG e giornalisti analisti. Allora ti consiglio un aperitivo da guardare vivamente, il film La centesima scimmia, e appunto un vecchio video Rai, va bene. Poi fa le sue osservazioni, comunque parla anche del sito di Leonardo Leone, dove c'è anche Montanari che così parla. Sì, ci sono naturalmente molte così siti che fanno queste analisi, no? E allora, un altro ascoltatore, Paolo, ci dice: ottima l'analisi, ma quali sono le soluzioni secondo Camerinesi? Scappare come fecero gli ebrei, magari in montagna, cosa fare? Grazie Paolo. Beh, magari qui verso la fine daremo un po' l'indicazione di come ognuno dei nostri ospiti può, come dire, pensare di trovare delle soluzioni, no? E allora io ripartirei con la ruota, poi ci sono altri messaggi, diciamo che non riusciamo a leggerli tutti, scusateci, ma è molto intensa questa trattazione, quindi cercheremo di fare il possibile. E non so chi di voi vuole continuare, diciamo così, il percorso. Grazie Piero Priorini, anche Camerinesi e Paolo Franceschetti, perché veramente state portando notizie molto interessanti. Chi vuole continuare? Vuoi continuare tu, Paolo Franceschetti? Non so, perché c'era anche un messaggio che forse tu puoi dare, un flash, dove questo ascoltatore ci dice: vabbè, Giulio diceva, gli americani sono sbarcati veramente sulla Luna. Non so, allora Franceschetti, tu puoi cominciare il nuovo giro e magari puoi dare una nota a questo ascoltatore, forse. Allora, sì, non ho capito questo ascoltatore cosa chiede, però se chiede qualche cosa... Se gli americani sono veramente sbarcati sulla Luna. No, dice... Vabbè, ma...
non mi sembra che sia questo l'argomento. Sì, appunto, ma se vuoi dare un flash... Era una provocazione, più che altro, sì. So che tu ti sei occupato un po' di questo. Rimando ai documentari di Massimo Mazzucco sulla Luna, mi sembra che abbia dimostrato in modo ineccepibile che non che non siamo andati sulla Luna, ha dimostrato in modo ineccepibile che quella storia che ci hanno raccontato nel 69 è un falso, cioè sono in false le immagini, si sono addirittura persi i nastri originali, quindi, ma comunque il discorso sembra apparentemente scollegato, no, è collegato a quello che dicevamo, perché comunque fa parte dell'immensa opera di manipolazione che c'è a tutti i livelli della società e non solo in Italia o in Europa, ma in tutto il mondo. E a questo proposito volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Piero, quindi il titolo della trasmissione è Così fan tutti. Ecco, allora io ho avuto la mia prima esperienza di come fanno tutti a 15 anni. A 15 anni feci un'esperienza che mi è rimasta impressa per tutta la vita ed è stato uno dei, come dire, dei leitmotiv della mia vita e delle mie ricerche e anche delle mie domande. Allora, che successe? A 15 anni con un gruppo di miei amici ci siamo organizzati per fare degli scherzi. Io ho 56 anni, quindi sto parlando di 40 anni fa. Quindi con dei registratori abbiamo fatto delle finte interviste alle persone. Prendevamo delle persone per caso, a caso, per strada, quindi il campione era veramente casuale, e questa cosa è andata avanti per giorni. Abbiamo registrato su cassetta il nostro, diciamo, questo tipo di scherzi che facevamo. Che facevamo? Andavamo dalle persone e gli domandavamo: senta signora, volevamo sapere se lei è a favore di negri, poveri ed ebrei. E la cosa stupefacente è che, siccome da come ponevamo la domanda, se volevamo sapere se lei è a favore, no? si capiva che era come se fossimo contro, praticamente quasi la totalità, dico quasi perché c'erano due eccezioni che poi racconterò, ma diciamo la totalità delle persone dicevano no, non mi stanno affatto simpatici. E noi poi incalzavamo in vari modi, poi a seconda di come rispondevano, insomma, ogni volta la nostra reazione è un po' diversa, ma complessivamente si risolveva sempre nello stesso modo. Cioè, perché gli dicevamo: ma scusi, lei non sarà mica a favore dei negri, vero? Bene, la totalità delle persone diceva: no, non mi stanno proprio per niente simpatici. Non c'era poi all'epoca tutto il dibattito sull'immigrazione, su questo, sto parlando di 40 anni fa. E insomma, le persone che intervistavamo negavano tutte di avere simpatia per queste categorie, o perlomeno non simpatia, non si tratta di avere simpatia o antipatia, si tratta di essere neutri, no? Solo due persone, uno in particolare mi ricordo era un professore, che disse, già sorrise alla domanda, questo infatti già me lo fece catalogare tra le persone un po' più intelligenti, e disse: ma in che senso a favore, scusa, ma perché ci avete qualcosa contro? certo che ci abbiamo qualcosa contro, ma lei non sarà mica uno di quelli a favore di questa gente qui, vero? A favore dei poveri? Allora questo aumentò un po' il sorriso, si vedeva che si trattenevano, e fece: ma scusate, ma che gruppo siete? Come vi chiamate? GSS. E gli rispondemmo: e per cosa sta? Giovani studenti simpatici. A quel punto questo si mise a ridere, disse: sì, siete proprio simpatici, ma che cazzo andate a fare in giro? Vabbè. E capì che era una presa in giro. Ma la maggior parte delle persone, cioè diciamo tutte appunto, non solo gli diciamo: noi siamo del GSS, giovani studenti simpatici, siamo contro i negri, gli ebrei e i poveri, che già messa così, no? si dovrebbe capire che è una presa per il culo. Non lo capivano e si dichiaravano contro queste categorie. Io lì tornai a casa però da questi giorni di scherzi, che non la presi più come uno scherzo. Cioè io dissi: ma questa è una cosa seria. Cioè qui significa che se qualcosa o qualcuno dall'alto arriva e ci convince che dobbiamo buttare fuori appunto, magari, che ne so, i calvi o quelli che hanno gli occhiali, per parlo così perché io sono calvo e con gli occhiali e dico: questi, cioè, ci butta, cioè succede un casino, ci possono convincere di qualunque cosa. Lì mi spiegai, senza leggere troppo, senza studiare, senza approfondire, perché insomma ero piccolo, insomma non è che avevo questi strumenti, però in un lampo capii
come era potuto capitare il nazismo, certo, in Germania. E in un lampo mi dissi, cioè, se l'avessero fatto in Italia, in un'altra nazione, uguale, anche perché noi italiani non è che saremmo diversi dai cinesi, dagli africani, dai sudamericani, no? Quindi, e lì capì veramente la gravità assoluta di un simile comportamento, ma capì anche una... capì anche che diciamo, una cosa che poi ho approfondito e ho capito essere appunto assolutamente vera negli anni successivi, che il potere ci può convincere di qualsiasi cosa. Cioè, se a chi sta al potere cominciano a passare messaggi contro una particolare etnia, a favore di un certo comportamento sociale, la maggior parte della gente lo attuerà in automatico. Perché? E qui dico una cosa molto triste, ma lo penso sul serio: la maggior parte della gente non è in grado di pensare, non sa, non riesce a ragionare, non formula soprattutto ragionamenti propri. Qui racconto un altro episodio che mi ha riguardato e che è un episodio singolo come l'altro, ma che possiamo generalizzare. Io ho un parente stretto, non dirò chi perché insomma mi dispiace visto che è ancora in vita, e un parente strettissimo, laureato, che dovrebbe essere di cultura, con la casa piena di libri. Un giorno stavamo in famiglia e si parlava di come la nazione americana, che tanto si dice democratica, comunque è nata sulle ceneri dei cadaveri dei nativi americani che sono stati sterminati senza pietà. Cioè, siamo arrivati noi dall'Europa, perché noi parliamo di americani come se fossero diversi, eravamo noi europei, siamo andati in America, abbiamo detto scusate, qua ci siamo noi, fuori dai coglioni, andate in delle riserve perché noi vogliamo fare quello che vogliamo. Poi dopo, quando in una riserva dei nativi americani si scopriva che c'era l'oro e non si sapeva prima magari, li si prendeva, li si ributtava fuori da un'altra parte o li si massacrava perché si era scoperto l'oro, quindi ovviamente li dovevamo massacrare. Bene, e io stavo dicendo, papà, guarda che questa grande democrazia americana, perché mi avevo detto anche il parente, parente stretto, non importa, è un dato di fatto oggettivo, è tra l'altro un pensiero che hanno molti, quindi non importa. Mio padre quindi disse ma no, perché l'America, chi è anti-americano di su e di giù, si parlava insomma di America. Io dissi, guarda papà, l'America è comunque questo stato democratico che tu elogi, è comunque nato sul in un modo, cioè nell'illegalità, nel depredare le risorse dei nativi americani. Tra l'altro le prime comunità, le prime città erano fondate da persone cui poi i rappresentanti locali più potenti erano semplicemente più criminali, non erano le persone più oneste, più rette. Vabbè, in questa discussione disse, ma i nativi americani, l'hanno sterminati, ma rifiutavano il progresso. Devo dire che lì io ho una famiglia abbastanza aperta di idee, l'abbiamo talmente aggredito che penso che mio padre questa idea non la ripeterà mai più. Però quello che mi colpì è che una persona colta, che studia, che è laureata, quindi che insomma teoricamente si dovrebbe pensare che abbia un po' più di apertura mentale rispetto a una persona media, invece aveva un pensiero del genere. Cioè noi quindi, se ci fanno pensare che tanto, che ne so, pensiamo agli indigeni dell'Amazzonia, per andare nel presente, li stiamo massacrando, cioè stiamo deforestando la foresta amazzonica, si taglia la foresta amazzonica, quando si arriva a una tribù, perché è pieno purtroppo di tribù che hanno vissuto in pace, lontani dal resto del mondo, per millenni, da sempre, arriviamo noi e li ammazziamo perché stiamo deforestando, dobbiamo tagliare gli alberi e quindi necessariamente massacriamo i nativi del Brasile. Impressionante, sì. Bene, noi siamo capaci di questo, quindi non ci deve stupire che oggi, siccome in TV dicono che c'è un virus e che bisogna vaccinarsi tutti, tutti quanti corrano come pecoroni a vaccinarsi senza porsi domande, nonostante ci siano, ecco, Steiner che 100 anni fa disse guardate che arriverà un vaccino nei primi anni del 2000, disse più o meno a 100 anni da adesso arriverà un vaccino, disse quali erano gli effetti e ne spiegò, fu in questo caso profeta, quindi disse quello che starebbe accaduto e che noi speravamo che magari non capitasse o capitasse in forme meno gravi, ma in realtà sta capitando.
ma non ci deve stupire, perché purtroppo la maggior parte degli esseri umani è fatto così. Qui però fermo il mio intervento e poi quando mi si ridà la parola, poi successivamente parlerò della parte spirituale, anch'essa connessa pure al pensiero di Steiner e a quello che Steiner aveva detto, cosa c'è dietro a tutto però, e parlerò quindi delle entità non umane che però stanno dietro, le egregore praticamente, che stanno dietro a tutta questa situazione. Benissimo, interessantissimo, quindi siamo in attesa anche così palpitante di queste cose che ci dirai. E io lascio la parola a Sapiero Camerinesi, leggo un messaggio che magari lui può nel suo intervento dare anche risposta, dice questo messaggio, ciao, splendida trasmissione, potreste chiedere ai vostri ospiti come coniugare la paura e incertezza che suscita questa fase storicamente unica con quello che deve manifestarsi come atteggiamento nell'epoca di Michele? Sì, una domanda che fa riferimento un po' alla conoscenza della scienza dello spirito e così alla reggenza dell'arcangelo, dell'archè Michele anche, no? E Piero Camerinesi, lascio la parola a te e così se ti ascoltiamo okay, violente. Allora, anche in questo caso prendo la palla che mi ha lasciato Paolo e cito giusto un paio di frasi che sono interessanti, proprio dette da Steiner, e che penso siano estremamente profetiche. Queste le ho tradotte perché non credo che sia la traduzione italiana di questa conferenza del 7 gennaio del 1916, quindi di 105 anni ad oggi. Prendo un piccolissimo brano perché è noioso quando si leggono le cose in radio. Comunque è un'anteprima, mi pare di capire, insomma. Sì, per l'Italia. Esatto, ma dice semplicemente questo piccolo brano: se il mondo continua a procedere come sta facendo, ne abbiamo parlato, no, in questa oretta già di come sta procedendo il mondo, quindi in direzione di impulsi materialistici, giungeremo senza accorgercene al punto in cui, attenzione, non solo sarà vietato fare alcunché per la salute umana a coloro che non sono autorizzati. Mi dice niente? Ripeto, non solo sarà vietato fare alcunché per la salute umana a coloro che non sono autorizzati, pensiamo a tutti i vari Didier Raoult, Montagnier, eccetera, che pur essendo premi Nobel non sono autorizzati a parlare perché contraddicono la versione ufficiale, ma in cui verrà proibito esprimere opinioni su qualsiasi cosa riguardi la scienza a chiunque non abbia fatto una specie di voto di non affermare nulla che non sia consentito dall'ordine mondiale materialista. Impressionante come 100 anni fa lui ha visto sta cosa, insomma. È una traduzione letterale questa, abbiamo fatto una traduzione proprio letterale, proprio per dire che non è stata cambiata una virgola. E continua: oggi ci si limita a vietare molte cose di cui gli uomini non percepiscono la costrizione del divieto. Ecco, quello che hanno detto Piero Priorini e Paolo fino adesso, no? Questi divieti, questa democrazia finta, questo inganno enorme in cui abbiamo vissuto pensando di essere nel migliore dei mondi possibili, alla Leibniz, oggi in qualche modo incomincia a scricchiolare. E continua: ma stiamo andando incontro a tempi in cui, così come sarà proibito, per esempio, ogni cura non autorizzata per la salute delle persone, sarà altresì proibita ogni opinione che non provenga da una istituzione garantita ed approvata dai poteri evoluti in senso materialista. Quindi le tendenze dell'epoca, lo Zeitgeist, già 100 anni fa potevano far evincere, enucleare, immaginare, prevedere quali sarebbero state le correnti evolutive. Questo è il senso dello studio della storia che non guarda soltanto il momento, ma guarda il futuro. Continua ancora: se non si comprenderà l'intero corso di questi eventi, si navigherà a vele spiegate verso la futura libertà, tra virgolette, che consisterà nel fatto che saranno emanate leggi che proibiranno di insegnare alcunché se non all'interno di un ambito autorizzato.
Ecco, e mi fermo qui. Quindi, scusa Piero Camerinesi, prego gli amici ospiti, siccome sentono dei rumori sottofondo, che magari con i loro microfoni aperti, se si muovono, fanno cose, si sente, insomma. Quindi chiedo gentilmente di stare un po' attenti con questi rumori. Prego, prego Piero. Ecco, quindi questo è un piccolo brano che ci fa capire come nello studio della storia, dei sintomi storici, noi tutti avremmo la possibilità di comprendere determinati avvenimenti, anche se ancora non li viviamo. Cioè, noi possiamo comprendere, no, come ha fatto il discorso di Paolo, che quella che è stata denominata democrazia è stato qualcosa di completamente diverso. È stata democrazia controllata, vogliamo chiamarla così. È stata chiamata democrazia, ma in realtà è qualcosa di completamente diverso, qualcosa di opposto. Infatti anche qui ci torna in aiuto Steiner quando ci dice quanto le parole possano essere mendaci, cioè viene il momento in cui coloro che vogliono indirizzare l'umanità verso una certa direzione e in qualche modo modificano le parole, inseriscono nelle parole il loro opposto. Quindi e noi lo sappiamo, no? Le guerre umanitarie e così via, le primavere arabe, eccetera, eccetera, così il distanziamento sociale e così via. Quindi è fondamentale comprendere proprio questo fatto, che nelle parole ci sono dei trucchi, no? Lui dice espressamente, proprio il 21 settembre del 20, quindi proprio 101 anni fa, quando si vuole ottenere un certo risultato nel mondo, risultato che vuole rappresentare l'opposto della regolare direzione dell'evoluzione dell'umanità, ebbene, allora gli si dà, per così dire, un nome che significa il contrario. Un nome che significa il contrario. E aggiunge, l'umanità deve imparare a non credere ciecamente ai nomi. Questo argomento ovviamente si collega con le previsioni di Orwell, di Huxley, di tanti altri personaggi che hanno intuito in qualche modo o a livello spirituale o a livello metastorico e metapolitico determinati sviluppi. Questo quindi ci fa capire che noi ci troviamo in questo momento un po' ad una resa dei conti, no? Ad un momento, quello che Giulietto Chiesa, che è stato uno dei pochi, devo dire, che nella nostra epoca è riuscito a prevedere con estrema precisione il salto che stavamo per fare, e lui lo chiamava un cambio di paradigma totale. E quest'uomo che è vissuto in un ambito materialista, anche di pensiero materialista, di pensiero politico, molto polarizzato, nell'ultima parte della sua vita però ha incominciato a comprendere che gli schemi, i parametri in cui il suo pensiero si muoveva venivano superati dagli eventi, quindi si è accostato a una visione spirituale del mondo e ha compreso, primo tra tanti, che la situazione stava completamente modificandosi. Quindi questo è una cosa veramente molto importante da capire. E io credo che quello che ci è stato detto anche dai nostri maestri, quello che ci ha detto più volte Massimo Scaligero nel corso dei nostri incontri con lui, si stia realizzando, si stia manifestando. E questo lo potrei indicare in due aspetti. Il primo è, dice, vedrai che un giorno sarà possibile che noi dovremo incontrarci come gli antichi cristiani nelle catacombe, perché sarà vietato incontrarci alla luce del sole. Anni 70, ho avuto l'immenso privilegio di frequentare Massimo per quasi 9 anni con un appuntamento settimanale personale con lui,
E in quegli anni vi assicuro che idee di questo genere erano fantascienza, cioè non era immaginabile, erano gli anni della rivolta giovanile, erano degli anni in cui gridavamo nelle piazze libertà e credevamo di averla conquistata questa libertà, quindi l'immaginare di poter essere in qualche modo ostracizzati e perseguitati per delle idee, non sto parlando di andare in piazza con le Molotov come pur facevamo, ma per delle idee era veramente un film distopico. Ebbene, in questo film distopico ci siamo. E questo dobbiamo capirlo, cioè dobbiamo capirlo oggi, non domani, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Questo è il punto. E questa è la prima cosa. La seconda è un'altra frase che mi disse, enigmatica. Oggi abbiamo come malattia dell'epoca il cancro, domani sarà la malattia mentale. Ai ai ai. E anche qui dobbiamo cercare di capire che cosa vuol dire questo, no? Perché se prima spingevamo in avanti il futuro, pensavamo di avere le meravigliose sorti e progressive, come si diceva, e invece ci siamo trovati in questo bel casino, anche qui dobbiamo farcene una ragione di questa situazione. Allora, e qui voglio fare un piccolo sai che hai pochi minuti, perché poi diamo ancora 10 minuti a Priorini fino alle 20, no? Che poi c'è lo stacco. Prego, Piero. Lo so che sei cattivissimo. mi stupisco di me stesso in questa opera della luna, no? Guarda i tempi. Cercherò di essere telegrafico. Nella mia vita negli Stati Uniti, nei 10 anni negli Stati Uniti, specialmente quindi tipo 15 anni fa, no, rimasi molto colpito del fatto che quando venne scoperta, e qui Piero Priorini potrà prendere anche lui la palla, questa malattia ADHD, ADHD, no, il deficit di attenzione, veniva imposto il Ritalin ai ragazzi che erano un pochino irrequieti. Veniva imposto, e veniva imposta la visita dallo psicologo. Da noi non esisteva ancora questo, no? E quindi dissi: accidenti, guarda, qui nel paese della libertà, se un ragazzo è più dinamico degli altri, magari è più intelligente, più brillante, quindi capisce prima le cose, quindi fa un po' di casino in classe, gli devono dare i tranquillanti, no? E da lì iniziò tutta una serie di problematiche all'interno degli istituti di cultura americani, che adesso non sto a raccontare perché i tempi sono brevissimi. Fatto sta che poi questa meravigliosa moda di drogare i ragazzini è arrivata anche in Italia. E si sono inventati delle malattie inesistenti, che non esistevano, ed inesistenti. Ok, questa è la premessa. Ma vuoi vedere oggi che nel momento in cui, come già qualcuno sta scrivendo e sta dicendo, coloro che non si vaccinano, che la pensano in modo diverso, sono malati, sono da curare, bisogna fargli il TSO, perché nel momento in cui non vedono la realtà, quella vera, quella che diciamo noi, loro sono degli elementi pericolosi per la società. Facebook stesso incomincia a far notare alle persone di eventualmente segnalare dei comportamenti antisociali. Mamma mia. Ok, quindi questo è il quadro, non possiamo girarci dall'altra parte. Non sono delle cose casuali queste, o degli episodi di qualche persona che sta un po' fuori di testa, questa è la maggioranza delle persone, quindi questo è un qualcosa di cui dobbiamo tener presente. Certo, io ti devo togliere la palla, assolutamente. Come pure no, proprio con una frase, come pure tutti coloro che a causa di questo lockdown, di questa sofferenza, incominciano ad avere dei seri problemi psicologici, e ho dei dati, sono migliaia, decine di migliaia, oltre a quelli che si suicidano, danno luogo ad una malattia mentale generalizzata. Eccoci qua, stiamo arrivando. Io prima di dare la parola a Priorini, leggo un messaggio di Luciana, che ringraziamo, dice: buonasera, complimenti della trasmissione. Secondo voi come fare per poter far ritornare la speranza e la fiducia tra di noi persone? Questo magari alla fine, quando ci darete il saluto finale. Poi continua Luciana, dice: mi piace tantissimo
la possibilità di ritrovarsi in piccole comunità per parlare, per condividere con argomenti di un certo spessore, per crescere ed elevarsi. Cogli l'attimo fuggente, mi ricorda il film Cogli l'attimo fuggente, ritrovarsi anche di nascosto, ma ritrovarsi. Sono consapevole che non è per tutti questo tipo di incontri, ma è fantastico. Grazie della trasmissione, interessantissima, ospiti di alto livello. Grazie, grazie infinite, dice Luciana, e noi diciamo grazie infinite a te Luciana. Piero Piorini, prego, hai il compito di chiudere questa seconda ora. Sì, grazie. Beh, avrei anche risposto volentieri alla signora, ma casomai vedremo se riesco a farlo nella terza ora. Intanto sì, prendo la palla al balzo lanciatami da Piero, perché io da questo punto di vista posso dire di essere veramente sempre stato in prima linea. Io ho visto nascere lentamente e piano piano l'appropriazione della salute mentale da parte, diciamo, della psichiatria, di una psichiatria di un certo tipo. Limitiamoci a questo. Naturalmente. Non mi ricordo se ne ho parlato qui o ne ho parlato in qualche altra trasmissione. Anche queste cose non sono del tutto nuove, perché, per esempio, tanto per citarne una, in Russia durante la rivoluzione bolscevica e poi la presa del potere definitivo da parte di Stalin, ci fu un ampio e massiccio uso di psicofarmaci per sedare tutti quegli intellettuali e tutte quelle persone che naturalmente avevano qualcosa da ridire contro l'ordine costituito. Quindi ancora una volta l'uomo non è che si inventa nulla di letteralmente nuovo, semplicemente accentua e moltiplica le potenzialità di quello che attua. Il deficit di attenzione di cui parlava Piero ha cominciato a penetrare da noi grosso modo una decina d'anni fa, e sembrava le prime volte che ne sentii parlare da qualche... Io non tratto bambini, ho sempre trattato con degli adulti. E quindi qualche volta mi chiedevano, erano i genitori che mi chiedevano cosa ne potessi pensare. Io le prime volte li guardavo sgranando gli occhi e non credevo a me stesso, cioè, non potevo immaginare che dei bambini che avessero difficoltà a mantenere l'attenzione su un determinato tema scolastico potessero essere malati. Mi sembrava ovvio che fossero disinteressati, che i maestri non fossero capaci di attirare la loro attenzione. E poi, ripeto, spero di non ripetermi qui, ma io venivo da un'esperienza mia personale identica, perché anch'io ero molto agitato e irrequieto quando ero piccolino, ed è oramai un racconto di famiglia che io ho avuto una maestra alle elementari e che poi ha passato il testimone al professore alle medie, perché era un'unica scuola, che quando io cominciavo a scalpitare la maestra mi diceva: Priorini, vatti a fangiro bello, va, vai dove vuoi, vai in cortile, fatti una passeggiata, quando ti sei calmato rientri. Meraviglia, meravigliosa persona. Sì. Io rientravo, avevo probabilmente soddisfatto le mie necessità di movimento oppure la curiosità rispetto a vedere come fosse il tempo, e devo dire che io sono sempre andato avanti con degli ottimi risultati a livello scolastico, però era intuibile che questo fosse uno dei modi giusti e non quello di darmi dei psicofarmaci, insomma, non so dove mi avrebbero veramente portato, no? Quindi
La malattia mentale. Io credo, penso di poterlo dire apertamente, no? Piero credo che abbia fatto alluso alle recenti interviste lasciate da Umberto Galimberti. È lui che ha parlato di una possibile malattia mentale di chi non vuole vaccinarsi e della necessità di poter avere un trattamento sanitario obbligatorio. Mamma mia. Ma devo dire che non mi spaventa. Io ho un rapporto di lunghissima data, no, non personale, però un rapporto di lunghissima data con Galimberti, perché da un certo punto di vista l'ho sempre apprezzato, cioè è un uomo che ha una grandissima cultura e ha anche scritto delle cose molto belle. Però, tanto per voler essere corretti fino in fondo, diciamo che non è nuovo al fatto di essere scorretto, se non addirittura prezzolato, perché penso che la maggior parte delle persone saprà che uno dei suoi libri più famosi, quello sul nichilismo e i giovani, in realtà era un saggio che aveva scritto una sua allieva, una sua studentessa. Quindi ha fatto un plagio? Sì. Lei lo ha portato in causa, che si è risolta perché lui ha devoluto a lei praticamente buona parte degli introiti editoriali di questo libro. Per cui non è che mi meraviglia più di tanto, anzi, mi chiedo fino a che punto non sia stato comprato il professore. Anche se devo dire è che con questo mi riallaccio a un pensiero che aveva fatto prima il mio amico Paolo. Quello che mi aveva sempre colpito di Galimberti, in questo personaggio che, ripeto, possiede una grandissima cultura, è una sorta di totale, assoluta incomprensione del fenomeno del cristianesimo. Mamma mia. Ascolta, Piero Pironi, abbiamo 50 secondi, sai che poi ti avviso verso la fine, così che c'è lo stacco. No, volevo dire che mi sembrava una cosa interessante questo nesso, cioè il fatto di essere completamente mancante di un pensiero spirituale. È una totale incapacità, nonostante lui poi abbia anche scritto Orme del Sacro, che è un testo dove apparentemente lui condanna la civiltà moderna perché avrebbe perso il senso del sacro. Pure. Ma il sacro di cui lui allude non è il sacro della realtà spirituale, è il sacro dell'inconscio. Tre secondi, parte la ghigliottina, tra poco, tra poco. E bene bene, torniamo in diretta con la trasmissione, ricordiamo, Appunti di Antroposofia e Mondo Altro, la trasmissione quindicinale del lunedì. Oggi lunedì 19 luglio 2021 e abbiamo così il piacere veramente grande di avere tre ospiti che ci stanno portando contenuti molto molto densi, molto importanti, e appunto Piero Camerinesi, Piero Priorini, Paolo Franceschetti. E mi scuso ancora una volta, ci scusiamo con gli ascoltatori, perché messaggi molto belli che cerchiamo di inserire nella diciamo così chiacchierata che stiamo facendo, ma essendo una chiacchierata così, così consistente di contenuti è anche difficile poi interrompere con i messaggi i nostri ospiti. Comunque ringraziamo Maura che ci dice la cultura e la capacità critica non sono... No, scusa, ho sbagliato, cioè, scorro il messaggio. Mi dice: colgo l'occasione per ringraziare della serena e chiara narrazione in una volta sola. Tre così care persone, un abbraccio Maura, grazie Maura. Allora, diciamo che ricominciamo con Paolo Franceschetti nel nostro giro.
Allora, sì, anche se, scusa, mi rendo conto che è anche antipatico dare questa tempistica, no? Mi piacerebbe di più avere una cosa libera, però è anche vero che ognuno di voi porta dei contenuti così interessanti che è anche bene che ognuno di voi abbia il tempo per esporli, insomma. Quindi diciamo che adesso ci organizziamo un po' così, se riusciamo a inserire qualche messaggio nella trattazione, lo leggiamo e nel vostro excursus, così magari se riuscite a dargli qualche risposta bene. Quindi avremo circa 20 minuti a testa, arriviamo alle 21, poi rubiamo un po' di minuti all'ora successiva per un saluto vostro, che sia anche magari un saluto di, come dire, prospettiva di incoraggiamento e comunque di possibilità di via d'uscita, insomma. Una volta... del lato positivo, ecco, perché cioè, sì, questa situazione avrà pure anche un lato positivo. Sì, già uno ci ha detto prima questo fatto che si sono trovati in questo cenacolo che prima non sarebbe successo, quindi senz'altro ci sono altre risorse, pensiero creativo, dobbiamo metterlo in atto, indubbiamente. Bene, Paolo Franceschetti. Mi posso sì, inserire? Sì, certo, certo. Guarda che lo stava dicendo prima anche Piero Camerinisi, che avremmo tentato di terminare proprio sugli aspetti propositivi e sulle possibili soluzioni, quindi avevamo già questo intento. Sì, perché Corrado è molto rattristato, è un po' depresso e quindi io sono un po' preoccupato. Allora, grazie, ti prego, Elio, grazie, sì, sì. Ti prego di sostenerlo. Altrimenti prendo qualche psicofarmaco, ecco. Nella peggiore migliore delle ipotesi dare a farti il punturino, cosa vuoi dire? Esatto, sì. Va bene. Prego allora. Allora, guarda, partiamo subito dal lato positivo di questa situazione e poi mi ricollego a quella cosa comunque delle entità dell'egregore che dicevi, no? L'egregore, le entità non umane che guidano la storia dell'umanità, e quindi mi rifaccio sempre comunque al pensiero di Steiner, che l'ha scritto in alcuni volumi di cui poi magari vi do anche i titoli. Allora, nell'universo c'è sempre un equilibrio, quindi lì dove c'è una distruzione di qualcosa ci deve essere la creazione di qualcos'altro, perché l'energia dell'universo è sempre la stessa. Non cambia, non può diminuire né aumentare, anche se qualcuno dice, alcuni studiosi dicono che l'universo è in espansione, ma al di là di questo comunque certamente non può diminuire. Quindi questa situazione indubbiamente porterà una serie di cose negative, come la morte di molte persone che si vaccineranno, malattie, una diminuzione dell'umanità che è sicuramente in progetto. In più, dal punto di vista spirituale, quello soprattutto l'attacco, ci sarà un tentativo di abbassare il livello spirituale dell'umanità, ma per ogni tentativo di abbassare c'è dall'altra parte un qualcosa che fa rialzare invece altre persone, che le fa svegliare. Perché, ecco, io sì, noto che qua parlo molto con le persone quando vado in giro, insomma, in realtà conduco una vita sociale molto abbastanza intensa, insomma, di persone ne vedo e ne frequento parecchio perché abito in un piccolo paese. Quindi mi rendo conto che molti, anche anziani, tantissime persone, proprio da questa situazione hanno cominciato a capire che c'è qualcosa che non va e hanno cominciato a farsi domande. È inevitabile che a un'epoca in cui tentano di abbassare il nostro livello spirituale ci sarà da qualche altra parte un rialzamento di questo livello. Molte persone saranno costrette ad accelerare il loro percorso spirituale, anche se lo facevano già prima. Perché? Perché è una situazione d'emergenza e quindi bisogna agire. Noi spesso agiamo, questo l'ha detto anche prima Piero, noi agiamo in una situazione d'emergenza. In genere il male arriva per dare una scossa e far partire un contraccolpo di bene, perché noi normalmente, altrimenti noi come esseri umani, se non abbiamo una necessità o un'urgenza, non ci muoviamo. Quindi solo di fronte a una situazione di crisi, che vuol dire anche opportunità, come ricordava prima Piero, o a una situazione di emergenza di qualsiasi tipo, noi ci attiviamo, e quindi questa situazione a livello globale serve per far attivare molte persone. Ma c'è anche un piano spirituale, diciamo, oltre il materiale, perché le persone agiscono in questo modo così automatico, come abbiamo detto, e perché sono così facilmente influenzabili? Perché in realtà, oltre a quello che noi vediamo,
alla materia, c'è un piano spirituale, cioè ci sono persone, esseri che controllano il piano materiale e sono angeli, arcangeli, serafini, cherubini, ci sono tutte le varie gerarchie nella tradizione occidentale, oppure ci sono altre gerarchie nella tradizione orientale, ma di fatto sono sempre le stesse entità, perché le forze spirituali sempre le stesse sono. E la maggior parte delle persone agisce in modo automatico perché agisce su impulsi meccanici, sono guidati dall'alto, sono quelli che Steiner chiamava gli uomini senza io. I politici, ad esempio, sono meri burattini in mano ad altre forze, non hanno una forza di pensiero critico, loro non pensano e non possono pensare perché il loro compito è non pensare. Scusa Paolo, ma come fanno ad arrivare a quel livello lì, voglio dire, perché bisogna fare tutto anche per loro, una lotta, comunque una carriera, comunque scalzare gli altri, quindi ci vuole anche abilità, voglio dire, no? Ma ci arriva chi è predisposto. Per arrivare a determinati livelli di potere bisogna essere senza anima. Sembra brutto questo, sembra una cosa sì. Quasi la versione spirituale del è tutto magna magna, che è un politico, è solo un delinquente, ma in realtà funziona così. I politici, quelli che realmente hanno un'anima e che hanno la capacità critica di pensare, durano poco o comunque gli creano una serie di difficoltà. Possono andare avanti solo quelli che sono completamente privi di capacità critica, perché? Ma è anche privi di coscienza. Cioè, pensiamo a quando Macron ha invaso la Libia, ha deciso che Gheddafi stava sulle palle e ha deciso di bombardarli facendo centinaia di migliaia di morti anche tra la gente civile, quindi si tratta di ammazzare bambini, persone innocenti, civili, eccetera. Beh, per fare una cosa del genere e poi andargli dietro, come gli siamo andati dietro noi italiani e tutto il resto dell'Europa, e per firmare quegli atti che dichiarano uno stato di guerra e che manderanno a morire, pensiamo anche all'Iraq, milioni di persone, sì, di cui la maggior parte innocenti, ci vuole una totale abolizione della coscienza. Nessuno che abbia un minimo di coscienza firmerebbe un atto deliberato di guerra contro uno Stato in cui noi andiamo a fare milioni di morti. Quindi insomma ci vuole appunto una totale abolizione della parte cosciente. E ci vuole anche però la guida da parte di entità che non sono umane e che non sono neanche positive. La storia dell'umanità è piena poi di esempi in cui è intervenuto un'entità angelica dall'alto, pensiamo per esempio a Giovanna d'Arco quando guida la Francia nella guerra dei cent'anni contro l'Inghilterra, ma ci sono tantissimi altri casi, ma adesso non c'è tempo ovviamente per enumerarli e raccontarli. Possiamo però dire, seguendo anche quello che appunto diceva Steiner proprio su queste cose, che l'umanità, la storia dell'umanità è guidata da altre forze. Nella tradizione orientale c'è il re del mondo che è un'entità che provvede a far sì che il mondo sia esattamente così com'è, cioè che il male non prevalga troppo ma non prevalga neanche il bene. Perché? Perché la terra deve essere uno strumento per le anime per fare evoluzione. Non c'è evoluzione se non c'è guerra, se non c'è contrasto, se non c'è qualcosa su cui noi dobbiamo lavorare. Quindi per ogni tentativo del male di soverchiare e di vincere completamente la partita ci sarà poi una controparte positiva che rimetterà le cose in equilibrio. Infatti in un libro di Steiner, che ora però non mi ricordo il titolo, ci ho fatto una trasmissione proprio pochi giorni fa. Dove, scusa? Allora, il libro è Dietro le quinte della storia e La storia occulta, sono due libri di Steiner, in cui si parla proprio di questi interventi di entità angeliche e o demoniache sulla storia dell'umanità. E lui dice, comunque, anche quando il male sembra arrivare ad avere il predominio, interviene il correttivo tramite forze del bene che arriveranno a contrastare, a mettere un bastone tra le ruote nel carro del male, usiamo questa metafora. Sì, sì. E racconta proprio la storia di Giovanna d'Arco. L'Inghilterra stava per distruggere la Francia, ormai avevano praticamente vinto, quando arriva Giovanna d'Arco, guidato dall'Arcangelo Michele e da altre guide spirituali che aveva, riesce, una ragazzina minorenne, a farsi affidare
la guida delle truppe francesi, una cosa che era impossibile. In qualunque epoca, anche in epoca moderna, sarebbe impossibile. All'epoca era ancora più impossibile di oggi, però è una, lì veramente c'è un intervento miracoloso, perché una bambina, una ragazzina, mai avrebbe potuto fare un'operazione del genere, solo se appunto c'era un'entità angelica che la guidava. E poi ci sono altri casi, insomma, tra l'altro anche Steiner in questi due libri li cita. Quindi possiamo, diciamo, stare tranquilli. Vediamo questo disastro, è semplicemente evidente rispetto al passato che non c'è libertà. Questo fatto, che però diventa più evidente, renderà più evidente a molte altre persone che è necessario trovare una serie di correttivi, prima di tutto dal punto di vista spirituale, quindi bisognerà incrementare il lavoro spirituale, e poi da questa situazione nasceranno comunque delle situazioni positive, ci faranno scoprire per esempio il gusto delle piccole comunità che si auto-organizzeranno lontane da quella che sta diventando la civiltà, che sta diventando qualcosa di invivibile. Stiamo per arrivare non solo appunto a questi vaccini obbligatori, ma anche al 5G, che è una cosa dannosissima. Io penso che anche a Radio Gamma 5 sicuramente ne avrete parlato. Sì, certo. Sarà assolutamente necessario andare a costituire delle comunità, ma non sarà un male, si riscopriranno nuove forme di vita che stavamo abbandonando. E poi bisogna anche vedere che cosa il mondo spirituale si inventerà, che cosa questo re del mondo dal punto di vista orientale metterà come correttivo, o cosa farà San Michele, che introdurrà un correttivo per non far degenerare la situazione in modo totale, come sembrerebbe che stia per succedere. Certo. Ma tu vuoi già interrompere? Io sì, diciamo che quello che devo dire più o meno l'ho detto. Leggo allora qualche messaggio, se riesco. Allora c'è Marina, ringraziamo, dice: non ho parole se non di ringraziamento, grazie ai relatori veramente eccezionali e anche agli speakers, grazie Marina. Nel triste e difficile periodo che stiamo vivendo, conforta sentirsi uniti nel pensiero a così grandi pensatori. Capita di sentirsi pochi e soli, e può capitare di chiedersi se sia reale quanto si sta vivendo, o frutto della nostra mente che si sta ammalando. Ma ascoltando queste trasmissioni ci sentiamo confortati, siamo in ottima compagnia. Grazie, grazie, grazie. Grazie a te Marina. Sì, in effetti io sono colpito anche da questo esperimento che così ci raccontava Piero Camerinesi, di questo cenacolo di persone che si sono messi insieme per fare questo lavoro, no? E anche altre ascoltatrici, ascoltatori, così auspicano che ci sia questa possibilità di ritrovarsi con modalità nuove. E poi ci chiede, questo posso chiedere magari adesso... Scusa, Corrado, posso... No, sono Elio, io sono Elio, scusa. Ah, Elio, scusa. Elio, guarda, una cosa mi viene anche da dire, che quando anche ci vaccinassero tutti obbligatoriamente, passando con i militari casa per casa, e ci inoculassero il vaccino in modo volontario, c'è sempre un possibile correttivo. Ci sono persone che stanno lavorando sulla possibilità di scavalcare gli effetti negativi del vaccino. Ah, interessante. Sì, appunto. Tra l'altro, ora io non direi il nome di alcune persone che conosco che lo stanno facendo, perché non mi sembra questo il momento opportuno, ma io penso che a tempo debito ci saranno sempre più persone che saranno in grado di fare questo e lavoreranno su questo. Molti già ci stanno lavorando, molti ci lavoreranno in futuro. Magari se hai qualche indizio che puoi darci di siti o di qualcosa, se è possibile, se no pazienza. Guarda, per adesso le persone che ci lavorano, almeno io che ne conosco, ce n'è più di una, ma tutte stanno lavorando in proprio, con dei risultati che hanno ottenuti in proprio, e sono ovviamente lavori energetici. Un operatore olistico che lavora sul campo delle energie in gamba, probabilmente da solo, con le sue conoscenze, riuscirà a riportare in equilibrio gli squilibri della persona, anche perché sono prevalentemente squilibri energetici che vanno a portare questi vaccini. Quindi qualcuno già ci sta lavorando, sicuramente io sono a conoscenza di pochi, ma ce ne saranno molti, e arriverà il momento in cui si tirerà fuori questa cosa. Potrebbe addirittura diventare una cosa positiva, cioè metti che mi costringo a vaccinarmi, la paura
mi farà lavorare energeticamente su di me e mi farà lavorare energeticamente talmente tanto, con talmente tanto impegno, che raggiungerò risultati energetici che non avrei mai raggiunto altrimenti se mi avessero lasciato come prima. Magari faccio un esempio banale, mangiavo male, non facevo sport, non facevo meditazione, non mi preoccupavo molto di riequilibrarmi energeticamente, tanto più o meno stavo abbastanza bene. Con la paura del vaccino, una volta che mi abbiano vaccinato obbligatoriamente, perfetto, a quel punto vado dal naturopata, mi metto a dieta, comincio a seguire un regime preciso, può darsi pure che raggiungo un livello di salute migliore rispetto a prima, quindi non bisogna avere paura comunque. Certo, Paolo Franceschetti, Corrado ha già cambiato espressione del volto, ecco. e comunque tu fai un dispetto a Figliolo, insomma, non è bello questo che fai con questa cosa. Allora, lascio la parola a Piero Camerinesi, che dice, un ascoltatore dice, per favore, che opera Omnia, forse di Steiner, è tratto quello che hai letto, non so se ce l'hai, sì, l'hai letto dal tedesco, però non so se puoi dirci, Piero Camerinesi, i brani che hai letto prima. Se guardate sul mio sito, questi brani sono tradotti, ho inserito soltanto la data e il luogo della conferenza, da quella si può risalire all'opera Omnia. È chiaro che dove non è tradotta in italiano c'è in tedesco, c'è in inglese, andando sul sito delle opere di Steiner in inglese, quindi liberopensare.com, insomma. Sì, lì trovate tutto, l'ultimo articolo appunto, Così fan tutti, quindi lì ci sono tutti gli elementi per poter risalire. Leggo un messaggio prima di darti la parola di Rosita, sì. E dice, in questo periodo storico di straordinaria rivelazione, secondo me dobbiamo allenarci a stare nel mondo senza essere del mondo, perché più siamo del mondo più rischiamo di essere influenzati da tutto ciò che è a rimanico. Superare l'attaccamento ai beni materiali e alle cose mondane e nutrire lo spirito ascoltando Radio Come 5. Sempre grazie a Corrado Elio e agli ospiti di questa sera, di grande ispirazione. Rosita, grazie Rosita, un bel questa messaggio. È la cara Rosita che ci ascolta spesso. Rosita ha un nome da passionaria, un po', no? Rivoluzionaria. Così. Sì. Va bene. Mi posso inserire? Sì, bontà di Camerinesi. Sì, Piero, ti tolgo la parola solo un po'. Tranquillo. Perché la Rosita in questione ha detto qualche cosa che io stesso ho pubblicato questa mattina su Facebook. Era un pensiero con il quale mi sono svegliato ieri, direi molto importante, che grosso modo è proprio, suona nello stesso identico modo con cui ha mandato, con le parole che ha mandato la signora, la Rosita, ragazza in questione. Sì. Perché l'avrei detto alla fine, quindi poi casomai lo ripeterò. Ci sono tutta una serie di alternative, ci sono tutta una serie di possibilità, ma questa credo che sia in un senso assoluto la più importante. Se noi ci rendiamo conto che la vita che viviamo nel mondo che viviamo è come se fosse una grande recita, perché noi non siamo di questo mondo. Noi siamo venuti qui su questo mondo per recitare la nostra parte e per tentare di crescere, di maturare, di migliorare attraverso le vicende che abbiamo deciso di recitare. E allora, se questo pensiero si rinforza, se noi capiamo veramente che stiamo su un palcoscenico e che come degli attori entriamo in scena, svolgiamo la nostra parte e poi andiamo dietro le quinte dove c'è la vita vera, allora, soltanto allora tutto quello che sta accadendo non ci farà più nessuna paura. Ecco, Direi che vai avanti pure tu, poi alle meno 20 sentiamo l'amico Camerinesi. E c'è un messaggio che dice questa Gabri da Romano Deselino: per me sono qui in radio tre angeli.
Bellissimo. Ecco, esatto. Più di così. Tenetevi forte, tenetevi forte. Ma siete della schiera dell'Arca Michele e voi allora? Sì. Va bene, magari fosse. No, io Piero posso continuare? Vai, va bene se ti lascio poi finire a te? No. Va bene, poi concludo almeno 20, vai. Sì. Va bene. Mi sono voluto inserire perché ho trovato significativo, proprio come junghiano direi che è una sincronicità, il fatto che io questa mattina abbia postato dei pensieri identici a quelli che di cui stava parlando Rosita. Per il resto, una volta accettata la nostra partecipazione a questa grande commedia, ma che a volte è anche una grande tragedia, è anche vero, sempre per cercare di dare aspetti positivi, è senz'altro vero che quello che sta accadendo sta spingendo tutti quelli che possono in un'accentuazione, in un aumento della loro presenza sul piano spirituale. Io mi sento molto tranquillo nel dire che ne faccio proprio piena testimonianza. Io sono poco meno di 50 anni che studio antroposofia, ho conosciuto Massimo che ne avevo 24, sono stato con lui gli ultimi 5-6 anni, da allora non ho mai smesso, eppure posso dire che in questi mesi è come se tutta una serie di elementi, forse anche sottili, si stessero condensando. Mi sveglio spesso con dei pensieri straordinari, tutti miei naturalmente, ma che mi spingono a guardare con più coraggio la realtà che mi circonda e il mondo che ho intorno. Naturalmente questo poi almeno in parte si rifrange anche nell'attività che faccio, perché tutte le volte che posso, anche là dove incontro persone che mi chiamano sicuramente non perché necessariamente interessati ad un cammino spirituale, ma perché pressati da un qualche problema. Questa cosa che sto per dire l'ho sempre fatta, sempre, da quando lavoro, che sono 47 anni. Cioè ogni volta che mi si offriva l'opportunità davo uno spunto, mai più di tanto, non ho mai fatto proselitismo, però quando potevo, insomma, davo uno spunto. E oggi come non mai ho visto che è come se si fosse accresciuta sia la mia possibilità, cioè ci sono delle volte che quando dico qualche parola, un pensiero concatenato in un certo modo, è come se venisse acquisito con una forza maggiore di quanto non fosse prima. E io credo che sia in parte dovuto anche appunto all'atmosfera che c'è in questo momento, che è un'atmosfera pesantissima per certi versi, ma che appunto lascia la possibilità di slanci interiori laddove magari prima non si sarebbe osato andare. Veramente questa è una testimonianza che mi sento di dare in prima persona. E quindi naturalmente poi dicevo ci sono tutta una serie di altre possibilità, chi lo sa, anche io spero che ci possano essere delle soluzioni di piccole comunità stabili. Noi ne stiamo realizzando una, come ha raccontato Piero, momentaneamente
c'è il grande piacere di rincontrarci. Tra alcuni di noi sono nate delle collaborazioni. Io sto in questo momento collaborando con Fabio Burigana, che è medico. Sì. Abbiamo trovato dei punti di convergenza tra alcuni limiti nelle possibilità di aiutare le persone in un conflitto o in un disagio psichico e la sua capacità di offrire un potenziale passando attraverso un elemento di solidità come un elemento organico sostanzialmente. Ci stiamo lavorando sopra e abbiamo l'impressione di essere dei pionieri alla scoperta di qualcosa di nuovo. Non lo so, speriamo di riuscirci, ma anche questo è nato da questi incontri. Insomma, nonostante tutto si hanno grandi speranze e quindi il fatto che prima ci siamo dilungati a raccontare le difficoltà in cui tutti ci stiamo arrabattando, perché ne incontriamo veramente tutti i giorni. E, per non parlare poi anche a volte del dolore, perché oramai dopo i primissimi tempi, quando, che ti posso dire, vedere, che ne so, le classiche persone con le mascherine in macchina, anche una persona sola in macchina con la mascherina, all'inizio mi suscitava molta rabbia, se devo parlare a livello mio proprio personale. Oggi sento dolore. E vi prego di credere che non è retorica, non faccio demagogia, sì, è sì. Proprio un dispiacere profondo. Perché questo... comunque sono persone che soffrono, ecco, è chiaro. Ma che ti devo dire? Ci deve essere una variabilità di situazioni incredibile, perché possiamo andare da qualcuno che magari ha una qualche malattia pregressa che noi ignoriamo e quindi in un qualche modo cerca realmente di proteggersi, fino all'ipocondriaco che vede patologie ovunque e ha paura per la propria vita. Ci saranno persone che invece sono disposte a battersi per l'ordine costituito che così tanto sta facendo per tutti noi, le percezioni sono tante. Sì, questo volevo dire. Sì. Approfitto per leggere un messaggio di Andrea, no? Perché continuano ad arrivare messaggi, io faccio altro che scusarmi perché non riesco a leggere tutti. E dice Andrea: l'analisi attenta, disillusa e pulita è importante. Altrettanto importante è la creazione di mondi che nasce dall'immaginazione, dall'uso dei nostri pensieri, parole e azioni. La programmazione neurolinguistica e predittiva possono essere usate in modo negativo e anche nel loro opposto. Un attimo. Dunque, oltre ad analizzare, ad affrontare la realtà anche difendendosi, dovremmo creare mondi, sentire il bello, buono, giusto che è dentro di noi ed oltre all'apparenza, accordarci all'amore, oltre a leggere la realtà che ci circonda, non dipendendo da essa. Come disinnescare questo incantesimo o finto perbenismo della gente che crede di fare del bene altrui portando sempre le mascherine a proposito e facendosi il vaccino? E poi continua, dice: dopo l'indottrinamento delle giovani generazioni naziste e fasciste ci sono stati anni di guerra e stermini. Con la seconda guerra mondiale, dopo la prima, almeno nei presupposti, sembra che la cosa si stia ripetendo. Andrea aveva partito con una nota così di speranza, adesso e poi ha finito con lui a soccombere alla disperazione. Pessimismo. Vuoi dire qualcosa ad Andrea? Ha fatto il percorso inverso. dovevo leggere dalla fine, dalla fine. Vabbè. Dovevi leggerlo al contrario. Al contrario, sì. Comunque sì, io sono d'accordo con la prima parte, sono d'accordo anche con l'ultima, ma con la prima parte senz'altro, perché
Io adesso cercherò di dirlo in pochissime parole. Quando arrivò la programmazione neurolinguistica in Italia, io fui uno dei primi a interessarmene, ero sempre alla ricerca di nuovi metodi. E mi ricordo che quando leggevo tutta l'impostazione teorica, rimanevo esterefatto, perché dico, ma cavolo, ma questo io faccio così, ma anche in quest'altro caso faccio così. Cioè, ci sono, loro hanno una serie di 12 paradigmi su come convogliare, come rendere efficace la comunicazione. E io mi ero accorto che in realtà le usavo senza saperlo, diciamo. Poi però mi sono reso conto che la programmazione neurolinguistica era, diciamo, senza anima e senza spirito. Era uno strumento che veniva usato in maniera proprio finalistica allo scopo che si voleva raggiungere, che non sempre era quello dell'aiuto. È qualcosa di ipnotico comunque, cioè... Come? È qualcosa di ipnotico, cioè questi... No, assolutamente, non è qualcosa di ipnotico. No, ma mi riferisco a come il potere usa certi slogan per ipnotizzare il popolo, tipo distanziamento sociale, guerre umanitarie, eccetera. Sì, certo, però... Prova a immaginare che era assolutamente vero, e ancora adesso è vero. Io questo lo faccio naturalmente quando lavoro, e quando lavoro con persone che hanno una loro delicatezza. Io misuro ogni parola che dico e valuto attentamente l'ordine con cui dico una parola anziché un'altra, e come la coniugo e la aggancio ad un'altra, perché so che se passo in un certo modo arriva, e se invece mi buttassi così alla cieca potrei ottenere il risultato contrario. Piero Priorini, scusa, ti interrompo, siccome hai ancora 2 minuti, ti dico, leggo un messaggio di Rosaria, che ringraziamo, dice: buonasera, trasmissione molto interessante, un grazie agli ospiti e ai conduttori. Riguardo alla notizia che ci sarebbe dei modi per ovviare gli effetti negativi di questi pseudovaccini, trovo che sia giusto parlarne, ma si dovrebbe porre attenzione al rischio, non così improbabile, che questo avrebbe sulle menti degli indecisi, dei fragili. Ok, mi faccio il siero, tanto ho l'antidoto, o ancora peggio, accetto che me lo facciano con la forza, inducendo così le persone a non alimentare la propria forza interiore, ma a soggiacere alla paura. Tanto c'è l'antidoto. Sì, in effetti c'è, già stare attenti anche a dire queste cose, nel senso che Rosaria in effetti ci dà questa attenzione in questo discorso, no? Sì, certo, è giusto. Ma a parte il fatto che queste cose sono appena agli inizi, sono cose che conosco anche io, devono essere maturate, devono essere ancora pienamente elaborate, e poi molto probabilmente a chi dovrà arrivare, arriverà. Sì, come dice anche Angela, dice: buonasera e complimenti per l'interessantissima trasmissione. Vi chiedo però, e vi chiedo, cosa potremmo fare al cospetto di un vaccino che pare sia composto da sostanze autonome aventi il compito di distruggerci a scoppio ritardato nell'arco di 12-18 mesi dall'inoculo. Grazie e carissimi saluti da Angela. Grazie Angela. Ecco, sono le cose che sappiamo, in effetti. Però tra poco dovremo dare la parola a Piero Camerinesi. Vuoi dire due cose ancora e poi passiamo la parola a Camerinesi? Sì, la cedo volentieri a Piero, anche perché l'ho un po' scippato del suo intervento, e quindi volevo soltanto essere presente nel confermare che nell'interiorità di ognuno di noi ci sono le risorse per tentare di far fronte a questo momento. Certo. È un momento che, se lo riusciamo a comprendere per quello che è, noi siamo degli eletti, perché stiamo partecipando a un qualcosa di straordinario. Se anche ci sarà un giro di boa, un cambio di paradigma, il fatto di poter contemplare tutto questo, il fatto di poterlo
accogliere dentro di noi e comprenderne le radici ultime, questo sarà un qualcosa di molto importante che noi porteremo di là, nei mondi spirituali. Bellissimo, bellissimo questo che ci dici. Esatto, sì. Piero Camerinesi, allora io sono stato colpito anche di questo concetto che ci hai parlato prima, la tendenza dei tempi, no? Lo spirito del tempo, bella questa così illuminazione di capire che il fatto che non capiamo gli eventi che si stanno succedendo, no? Questo è drammatico, come ci hai ricordato tu in un'altra trasmissione, pochissimi hanno capito l'evento del Cristo, no? 2000 anni fa, e ancora meno l'evento dell'azione nuova del Cristo nel piano eterico in questi tempi, no? È una drammatica così misconoscenza che porta così risultati non positivi per l'umanità. E poi, se posso fare una domandina anch'io, quando se riesci a dare una rispostina nella tua trattazione, io sono stato colpito dalla marcia indietro di Boris Johnson in Inghilterra, no? È strana la cosa, quando prima vaccinava a tappeto, improvvisamente libero tutti, e volevo capire secondo te cosa c'è dietro questa cosa, no? Perché è un po' strana. Sì, proprio oggi, no? Sì, proprio oggi inizia. Ti lascio la parola, Piero Camerinesi. Sì, grazie. Volevo, visto che è l'ultimo intervento prima degli interventi brevi di chiusura. Sì, dopo le nove, sì. Un breve resumé di quelli che sono stati magari gli argomenti più interessanti che abbiamo portato, no? Per mettere al centro dei punti su cui poi alimentare una possibile riflessione. Allora, siamo partiti dalla storia. Io ho cominciato con la riflessione sul fatto che noi vediamo soltanto il presente, non riusciamo a comprendere il decorso della storia, no? Poi Paolo ha fatto vedere come effettivamente dietro quello che è il mito della democrazia si è nascosto ben altro. Piero Priorini ha parlato poi della questione appunto psicologica, di come le persone vengono profondamente manipolate. Poi abbiamo accennato a un altro discorso importante, sempre Paolo, degli uomini senza io. Ecco, lì mi sono occupato a fondo di questa questione e magari potremmo parlarne in futuro. Steiner diceva addirittura che erano un terzo dell'umanità. Quindi vuol dire che ci sono degli esseri che nel momento in cui muoiono spariscono. Quindi sono una sorta di animali, nel senso che non hanno la parte immortale, no? Ora, è anche vero che nell'umanità attuale, nel pensiero materialistico, si presume che dopo la morte non ci sia più niente, quindi sostanzialmente non dovrebbe essere una verità sconcertante per tante persone, tutti coloro che non credono in una dimensione spirituale. Però è ovvio che questa verità, che è stata enunciata più volte, è sconvolgente per tante persone, perché è un qualcosa che destabilizza profondamente. In realtà poi questi esseri sono esseri apparentemente normali, cioè esseri che hanno un'anima, hanno un corpo e un'anima, quindi hanno delle sensazioni, delle emozioni, si comportano più o meno nello stesso modo, anche se ci sono poi degli elementi che sono diversi, insomma. E il dire appunto che ci sono tutta una serie di personaggi che sono al vertice del potere, che siano degli uomini senza io, è piuttosto vera, anche se bisogna fare molta attenzione in questo caso. È ovvio che questi sono in genere esseri che hanno tutta una serie di debolezze che vengono utilizzate dal potere per tenerli sotto ricatto e per far sì che siano dei completi yes men. Quindi quello che noi vediamo oggi in questa sorta di carrellata che abbiamo fatto, di riflessioni in cui ognuno di noi ha portato il proprio contributo che nasce dal proprio specifico punto di vista, dai propri studi e dalle proprie elaborazioni anche, perché qui non si tratta soltanto di ripetere ovviamente determinate teorie, ma cercare di avvicinarci ad un concetto più omnicomprensivo della realtà. E con questo tendo anche a rispondere alla tua domanda, Elio. Le forze di cui parlava anche Paolo, che determinano il cammino della storia, non sono forze univoche, cioè non c'è semplicemente il male
e dall'altra parte siamo noi che subiamo le batoste. C'è il male e il bene, o meglio, ci sono delle forze che tendono a ottenere determinati risultati, delle entità, chiamiamole entità rimaniche, che tendono a legare l'uomo alla terra, ci sono entità luciferiche che tendono a svellere in qualche luogo, oh mamma mia, in qualche modo l'uomo dalla terra, e ci sono delle altre forze equilibratrici che cercano di mantenere in equilibrio queste entità. Okay? Detto ciò, è evidente che anche poi sul piano delle confraternite occulte, come le chiamava Steiner, ci sono degli uomini che prendono ordini o vengono in qualche modo determinati o vengono consigliati da queste entità e che seguono quindi una loro agenda, l'agenda di queste entità. Ora, queste forze però non sono forze catafratte univoche, sono forze che si scontrano, quindi ci sono delle tendenze verso il raggiungimento di certi obiettivi, vogliamo chiamarla l'agenda del WEF, no? di Klaus Schwab o di altri, e ci sono delle altre forze che si oppongono a questa, non perché siano particolarmente umanitarie o particolarmente morali, ma semplicemente perché non segue i loro interessi. Quindi, per parlare di Boris Johnson e di altri che abbiamo visto anche negli ultimi anni, nell'ultimo anno avvicendarsi, ci sono delle realtà che a un certo punto si mettono di traverso a certe cose, un po' perché gli fa comodo da un punto di vista politico, un po' perché magari sanno in anticipo che certi obiettivi non potranno essere raggiunti e quindi, visto che il loro primo obiettivo è quello di salvarsi la poltrona, salvare il loro potere o salvare il potere della loro confraternita, diciamo così, incominciano a tenere un piede in due staffe. Molte cose possono essere comprese oggi attraverso questa chiave di lettura. Cioè, si stanno verificando una serie di crepe nella narrazione ufficiale, delle crepe che sono anche abbastanza evidenti. Una diga non cade da un momento all'altro, una diga incomincia ad avere delle crepe, incomincia ad avere dei punti di frattura e poi tutto d'improvviso può venire giù. Pensiamo alla Rivoluzione francese, tutti gli elementi che erano presenti prima del 1789, della presa della Bastiglia, che abbiamo festeggiato due giorni fa, tre, quattro giorni fa, erano presenti e a un certo punto il mondo è crollato, il mondo non è stato più quello che era prima. Adesso stiamo vivendo la stessa situazione, siamo davanti a quella che potrei definire, senza tema di smentita, e ne parleremo tra un paio d'anni, forse il più grande genocidio della storia umana. Non c'è stato mai nella storia umana un genocidio di una magnitudo simile a questa. E quindi c'è stato un intervento di forze sovraumane davvero spaventoso. Ma a fianco, anzi contro queste forze, c'è appunto quello che hanno evidenziato anche gli altri due amici, l'intervento sempre più massiccio delle forze di conoscenza, quindi delle forze che portano alla consapevolezza. Steiner ci dice che questa è l'epoca dell'anima cosciente, quindi in quest'epoca noi dobbiamo raggiungere l'anima cosciente, quindi tutte le vicende che noi stiamo vivendo, vicende dolorose, vicende gioiose, vicende umane, karmiche, ci devono essere, dobbiamo comprenderle in funzione di questo obiettivo. E qui mi riferisco anche alla domanda che c'era stata a proposito del noi non siamo di questo mondo e del commento di Piero. È esattamente così, cioè nel momento in cui noi sappiamo qual è il nostro compito in questa vita, no? In questa incarnazione, e questa è un'incarnazione importantissima, i nostri maestri ci hanno detto: dopo quella in cui abbiamo vissuto e siamo stati presenti
nel corso del mistero del Golgota, quindi all'inizio della nostra era, questa è l'incarnazione più importante. Questo ci è stato detto a apertis verbis negli anni 70-80, sia da Massimo Scaligero che da Mimma Benvenuti. Quindi questo è stato un qualcosa che abbiamo vissuto. Non ci aspettavamo probabilmente i termini in cui questo si sarebbe realizzato, ma si è realizzato. Quindi tutti questi eventi hanno questo significato. Le luci e le ombre di quest'epoca devono illuminare l'uomo verso se stesso, verso la sua verità interiore. Quindi l'obiettivo è quello di collocarsi coscientemente nel mondo e raggiungere degli obiettivi, dice Steiner, che nelle epoche precedenti erano impossibili da raggiungere, erano fantasiosi, ma che oggi è il compito della nostra umanità. Quindi, per passare alla pars construens, dopo aver spaziato nella pars destruens, cosa possiamo concludere? Possiamo concludere che questa è un'epoca estremamente luminosa, oltre al fatto che ovviamente ne vediamo oggi la parte oscura. È un'epoca di transizione, è un'epoca di svolta, è l'epoca del nuovo paradigma, è l'epoca in cui noi finalmente possiamo agire, possiamo essere finalmente attivi nel determinare il futuro del mondo attraverso i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre opere. È come se un gruppo di guerrieri, di monaci guerrieri, di templari, finalmente gli fosse data la possibilità di tirar fuori, di sfoderare la spada. Oggi noi possiamo sfoderare la spada dei guerrieri di Michele. Quindi questo è una occasione preziosa, meravigliosa, che dà un senso alla nostra vita, che fino ad oggi ne abbiamo parlato nelle conferenze, nei libri, negli articoli, ma oggi noi lo possiamo fare tutto questo, agire tutto questo, sfoderiamola questa spada della conoscenza, è una grandissima opportunità. Per fare questo abbiamo bisogno, primo, di conoscere gli scenari che abbiamo davanti. Se il nemico non lo conosci, non lo puoi combattere. Quindi non possiamo girarci dall'altra parte o dire come quelli che dicono: ah no, certe cose io non le posso vedere, non le voglio vedere, non le voglio sentire. No, le voglio sentire, le voglio vedere, mi farà male, mi farà andare in depressione, ma poi posso dire a me stesso: qual è il compito della mia vita? Qual è il compito dell'essere umano? Quello di vincere la paura, di essere un guerriero di Michele. Quindi il guerriero di Michele, come primo impulso, è quello di non avere paura, che poi è quello che ci ha detto anche il Cristo, no? Non abbiate paura. E questo mi sembra che sia la frase più importante. A questo proposito voglio leggere una frase che hai riportato nell'articolo bellissimo, appunto, del Così fan tutti, che hai posto proprio recentissimamente sul libropensare.com, di Giulietto Chiesa, che dice: questa guerra può essere vinta soltanto se passa il messaggio che mai, in nessun momento, è esistita né mai esisterà la possibilità di una nostra sconfitta. Esatto. Giulietto è stato davvero un grande amico e una grande personalità, che ha portato degli impulsi veramente fondamentali, anche se ovviamente poco conosciuti e poco seguiti, come ovviamente tutti quelli che hanno portato degli elementi di crescita e di sviluppo dell'umanità. Quindi lavorare su noi stessi è il nostro primo compito. Conoscere noi stessi è il compito di ciascuno di noi e dell'intera umanità. Conoscere gli elementi che ci sono intorno, affrontarli con serenità e coraggio, perché nulla di ciò che non abbiamo richiesto come nostro destino ci può capitare. Quindi questa follia della paura della morte, della paura della malattia, noi dobbiamo scrollarcela di dosso, come se ci scrolliamo di dosso il fango quando facciamo una passeggiata in un giorno di pioggia. Quindi noi dobbiamo scrollarci di dosso questo. Tutto quello che ci succede fa parte del nostro destino. Noi non subiremo mai nulla più pesante di quello che possiamo sopportare e che abbiamo chiesto come nostro destino. Quindi fare
questo è una cosa essenziale, fondamentale interiormente. Esteriormente che cosa possiamo fare? Possiamo collegarci tra noi, creare queste comunità, come ho accennato all'inizio, che possono essere delle comunità che si incontrano in maniera, come dire, un certo periodo di tempo, a ritmi costanti, oppure possiamo anche trovare la possibilità di vivere insieme. Per esempio, ci sono le nuove generazioni che stanno dando delle indicazioni meravigliose, creando delle comunità che si occupano del lavoro della terra, che si occupano di ritornare a degli elementi di umanità che è stata completamente spazzata via. Quindi fare ovviamente associarsi, se possibile, a delle campagne di disobbedienza civile non violenta, quindi dedicare del nostro tempo a questa battaglia. La spada deve essere sempre presente, noi dobbiamo combattere questa guerra. Se non ora, quando? E se non noi, chi lo farà? Quindi allontanarci dal globale, tornare al locale, tornare alle piccole comunità, alle comunità spirituali, al lavoro spirituale insieme, alla meditazione insieme. È lì che possiamo trovare quelle energie che poi possono combattere contro le maschere, i bavagli, e i distanziamenti e i lockdown. Bellissima esortazione. Leggo qualche messaggio, Piero Camerini. Finisco. Ah, sì. Praticamente finito. Il boicottare i prodotti industriali, i servizi della tecnologia, tornare ad un commercio possibilmente di scambio. Qui cito il progetto del nostro amico Guido Grossi, la Barterfly, quindi portarci a dei livelli anche che possano in qualche modo essere alternativi a quella che è la realtà economico-finanziaria esteriore. Ma soprattutto, ecco, avere la consapevolezza continua del senso profondo di ciò che stiamo vivendo. Benissimo. E una ascoltatrice, Donatella, che ringraziamo, dice: ciao, bellissimo incontro, ricco di conoscenza e spunti di riflessione. Siamo dentro ad un grande cammino evolutivo. Apprendere che siamo qui per recitare la nostra parte e che non siamo di questo mondo cambia la prospettiva. Possiamo diventare osservatori del grande gioco che ci vuole prendere dentro. Coltivare questa consapevolezza con pace, coraggio e comprensione ci avvicina alle forze che aiutano e proteggono. Un grazie di cuore a tutti, grazie Donatella, bellissimo messaggio. Poi c'è un messaggio di Robby L'Alpin, che lui è un poeta, e leggeremo all'apertura finale, dopo lo stacco delle 9, delle 21, dove appunto ognuno di voi per 3-4 minuti darà il suo saluto, il suo auspicio, il suo messaggio, e leggeremo questo messaggio di Robby L'Alpin. Quindi abbiamo ancora un paio di minuti, vediamo un po' se può esserci qualche altro messaggio che può essere letto così velocemente. Sì. Alla frase di Donatella vorrei aggiungere: sì, sì, sì. Prego. Non solo dire, ma agire. Cioè, abbiamo l'occasione di agire. Ripeto, noi dobbiamo vedere, ovviamente, vedere il mondo dietro il velo di Maya, dietro la Matrix in cui stiamo intrappolati, come nel film straordinario, ma in questo caso siamo noi i protagonisti, siamo noi Neo che sceglie la pillola rossa o la pillola blu, ok? Quindi è un'occasione preziosa, dobbiamo svegliarci la mattina felici di scendere in combattimento, certo, con noi stessi, con le forze, felici, non depressi, felici. Finalmente c'è modo di menar le mani, direbbe un cavaliere templare. Diciamo così, tu sei un malinconico, mi pare di capire. aggiungo qualcosa più io, posso? Sì, 50 secondi, sì, prego, Priorini. Sì, tre parole. Sì, sì, sì. Che appunto nel brevissimo post che ho messo questa mattina e che prendeva spunto dall'idea che noi apparteniamo al cielo,
ma il suo titolo era "Noi abbiamo già vinto". Se riusciamo a rimanere fortemente agganciati a questo pensiero, che appunto noi siamo qui su un palcoscenico, ma che la nostra realtà è un'altra, allora abbiamo già vinto. Bello. Bisogna meditare su queste cose che hai detto, sì, non è così, sono così immediate, però grazie di questa esortazione. Allora, abbiamo una manciata di secondi, voi state in collegamento, non so lo stacco pubblicitario di quanto sarà, però il tempo è giusto per i saluti. A tra poco. E torniamo per i minuti finali di questa trasmissione intensissima e apprezzatissima dagli ascoltatori. E allora leggo, voi ci siete tutti e tre, spero, Priorini, Camerinesi e Franceschetti. Yes, sir. Sì, io ci sono. Bene, bene, bene. Allora, benissimo. Allora leggo questa poesia di Robin Alpin. E dice: il sogno di un falco a metà. Magari un giorno, in un'altra vita, in un altro mondo, esisteranno altri umani che sopra le braccia portano due ali. Tutti saranno più liberi e meno attaccati a imbrogli terreni. Per alzarsi in volo verso il cielo blu, basterà un sorriso e niente più. Potranno vivere in capanne sopra gli amici alberi, simili a comodi nidi. Per denaro ci sarà un reciproco equo scambio. E per comunicare tra loro basterà il libero pensiero telepatico, mentre la parola sarà evoluta in melodioso canto. Come abiti avranno piume colorate dal Dio Sole, senza più temere razza, sesso o religione. Tutto questo è un bellissimo sogno che mi apre gli occhi del cuore e si innalza in volo da questo quotidiano malsano terrore. Robin Alpin, ti ringraziamo. È un poeta. Un poeta, ci tocchi veramente corde profonde e ti ringraziamo tantissimo e ci dai la possibilità di chiudere con i nostri amici. Ma anche amici detto delle cose interessanti anche dal punto di vista antroposofico, secondo me. Bene, bene. Allora, chi vuole cominciare a dare il saluto? 3 minuti a testa, giusto? Pronto? Non litigate. Lasciamo ultimo Piero Camerinesi, che devo ringraziare assolutamente, perché io gli rompo sempre le scatole per essere qui in trasmissione alla Degama 5 e lui dice ma sì, però, e dopo porta degli ospiti eccezionali. Bene, allora lasciamo a lui l'ultima parola. Cominciamo allora con Priorini. Dai. Saluto io, va bene? Sì. Allora, volevo soltanto dire che l'ultima cosa che ho detto non è così complicata o difficile da capire, Elio. Sì. Se noi siamo del cielo, qualunque cosa accada, davvero abbiamo già vinto, perché non abbiamo nulla da temere. Dobbiamo soltanto avere a cuore la nostra crescita interiore e possibilmente cercare di trasmetterla a tutti coloro che ci sono vicini. Questo dovrebbe essere il nostro compito, fare in modo che la crescita interiore possa avvenire nel cuore della maggior parte delle persone che noi abbiamo intorno. E vorrei lasciare questa trasmissione con questo invito. Bellissimo, da accudire e da coltivare. Grazie. Sì. Vi ringrazio di cuore, dice Robin Alpin, grazie a te Robin Alpin. Allora, Paolo Franceschetti, è stato veramente un bel incontro e speriamo di averti ancora con noi. Lasciamo la parola a te. Allora, guardate, io non ho molto da dire. Piero Camerinesi ha fatto anche un po' un riassunto di quello che abbiamo detto. Io direi che niente, non mi resta che salutare tutti e insomma sperare di aver detto delle cose che possono aiutare insieme agli altri due Pieri. Senz'altro. A fare un po' il quadro della situazione in un modo appunto non catastrofista, non vedendo solo le cose dal lato negativo. Grazie di avermi ospitato e un abbraccio a tutti. Grazie. Paolo Franceschetti. Allora, l'onore e l'onere, caro Piero Camerinesi,
di mettere la cornice finale. Ecco, io avrei una domandina, ma sarà la prossima trasmissione, che è questa: cos'è che può far nascere la capacità di un pensiero critico? Però lasciamo stare, dici cosa? Ti ha già agganciato per la prossima volta. Quante ore ho per rispondere? Sì, appunto, appunto. Bene, dai. Allora, se l'augurio e la certezza che dobbiamo albergare nei nostri animi di fronte a questi eventi, se il nostro compito, come ci indica Rudolf Steiner, è di collocarci coscientemente nel mondo, noi non dobbiamo sentire come qualcosa di estraneo quello che ci accade, ma dobbiamo sentire che è qualcosa di profondamente connesso sia con l'evoluzione dell'umanità che con la nostra evoluzione personale. E la parte fondamentale, il nucleo di questo pensiero, di questa riflessione, è che dipenderà dalla capacità che avremo di realizzare questo compito, il progresso o il declino dell'umanità futura. Quindi abbiamo nelle nostre mani il progresso o il declino dell'umanità, che è un onere ed onore, cito le tue parole, fondamentale, perché è un qualcosa che non si riduce soltanto a quello che è lo scenario della nostra vita, ma se noi sappiamo che le nostre azioni e i nostri pensieri e i nostri sentimenti sono qualcosa che cambierà il nostro futuro, e il nostro futuro lo cambia, perché quando penso qualcosa o sento qualcosa o dico o faccio qualcosa, questo crea un cambiamento del mio destino. Allora, essere parte di questo cambiamento, no? Per dirla con Gandhi, sii tu il cambiamento che chiedi, è fondamentale. Noi siamo gli artefici del futuro, da noi dipende il progresso o il declino dell'umanità. Benissimo, io veramente vi ringrazio tantissimo. Vorrei chiudere con una meditazione che posti di Rudolf Steiner, che dice: vorrei che ogni uomo si infiammasse dello spirito del cosmo, fiamma divenisse e con ardore l'essenza dell'essere suo dispiegasse. Altri vorrebbe prendere dall'acqua del cosmo ciò che le fiamme estingue e che annacquato ogni essere intimamente lo paralizzi. Oh gioia quando la fiamma dell'uomo arde anche laddove riposa, o amarezza quando l'umana cosa è legata là dove muoversi vorrebbe. Parole veramente bellissime di Steiner. E parole bellissime le vostre, quelle con cui ci avete così illuminato, ci avete chiarito tante cose, e così veramente io vi ringrazio di cuore. E Corrado, non so tu cosa vorrai dire. No, niente, io sono rimasto appunto con il senso di grande responsabilità che noi abbiamo nei confronti dell'umanità. Certo, certo. Ecco questo. Allora, grazie tantissime Piero Camerinesi, Piero Priorini, Paolo Franceschetti. Un abbraccio forte e un augurio di buona vita e di buona evoluzione. Grazie a tutti voi. Ciao a tutti. Grazie, ciao a voi. Buona serata. Alla prossima. Buona serata. Alla prossima. Ciao, ciao.